Sanben San, atto finale, siamo arrivati, non siamo in diretta, siamo in differita, ma sapendo che in tanti di voi ci seguono anche dopo, quando la partita viene pubblicata sul nostro canale, cercheremo di metterci veramente la stessa passione, come se fossimo lì davanti a tante tante migliaia di persone. La cosa di bello è che non è una replica questa finale, ma è assolutamente una prima visione. Adesso vi racconteremo perché. Prima vi presento la squadra di questa macchina meravigliosa che è Billiard Channel, in regia Fabian Hartl, Tom Ruban, eccolo lì, anche dalla sovraimpressione, alle riprese, e accanto a me il mio incredibile compagno di viaggio, Nicola Biondi. Buon pomeriggio socio, buon pomeriggio a tutti gli amici di Billiard Channel e buona finale a tutti. Sì. Vi ho detto, non è una replica, perché questi due signori non hanno mai disputato una finale di campionato italiano, quindi avremo un campione italiano completamente inedito. Alla sinistra delle inquadrature, in mezzo all'arbitro Francesco Gurioni, arbitro internazionale da Bergamo, sulla sinistra Achille Mignolo, cosentino Achille, che ha giocato un biliardo, come si dice socio, che si gioca solo in paradiso. È arrivato a un soffio dal vincere il titolo della finale dei nazionali, con una finale drammatica di cui vi abbiamo dato conto in diretta. Però molto bella, forse fantastica. Una delle finali più belle che noi abbiamo mai commentato. Alla destra invece dei teleschermi Paolo Marcolin, qualche anno di stop per lui, qualche tempo fa è ritornato, e da allora Paolo ha fatto vedere di essere davvero uno dei primi della classe. Non aveva mai fatto bene qua a San Vincent nelle pool finali a cui si era qualificato, quest'anno è arrivato alla finalissima. Uno di questi due signori sarà il nuovo campione italiano dei professionisti. Negli occhi ancora la finalissima di Mignolo nel campionato italiano dei nazionali contro Gomez, è una partita davvero straordinaria. Se non l'avete vista ancora, andatevela a vedere, perché c'è stata una rimonta di Gomez incredibile. Mignolo era arrivato a soli due punti dal titolo, in un giro in cui mancavano 8 punti ne aveva realizzati 6, poi Gomez con un po' di fortuna ha chiuso il quarto. Però straordinaria la chiusura di Mignolo del terzo set, una chiusura da 16, quindi se non avete visto quella partita, assolutamente è una partita da non perdere, che noi vi consigliamo di gustarvi. Speriamo che sia altrettanto bella questa partita, i presupposti ci sono, perché entrambi sono in formissima, specialmente Mignolo ci ha fatto vedere delle cose negli ultimi 3-4 mesi, veramente da fantascienza. Giustamente si è guadagnato la categoria dei professionisti per la prossima stagione, giustamente si è guadagnato la pool finale. Nella pool finale ha veramente brillato Mignolo, e Paolo lo conosciamo tutti, ha vinto la prova di bassa marea quest'anno, una stagione regolarissima come lo scorso anno, quindi vediamo se Paolo trova il modo di arginare la colpitura di Mignolo. Lui sì, che è un colpitore cristallino, però Mignolo fino adesso, insieme ti dirò a un giocatore della categoria Master, Cibocchi, sono i due giocatori che hanno giocato meglio, hanno interpretato meglio le tiri frontali. Sono assolutamente d'accordo con te. Intanto inquadrato Massimo Landolfo e signora, e poi accanto Nicola Di Turi, che è l'assistente al segnapunti, Maurizio Landolfo, scusami, e signora. Dicevo, perfettamente d'accordo con te. La cosa positiva è che abbiamo chiacchierato a lungo. Intanto il nostro presidente Andrea Mancini, eccolo lì, elegantissimo il presidente federale Andrea Mancino, in un anno di svolta, ma poi ve ne daremo conto, avete sentito anche le sue parole qua in diretta con noi, però diciamo ormai non è più una novità della fusione, riuscire ad essere arrivati in federazione con la fusione con il bowling, con il referendum che si svolgerà a Milano il 23 luglio. Tra l'altro al termine poi della partita noi registreremo le premiazioni. Nelle premiazioni parlerà sì al vice sindaco di San Vincent, che farà gli onori di casa, e poi parlerà il presidente della federazione Andrea Mancino. Quindi
potrete seguire anche tutta la, la premiazione della, della categoria dei professionisti. Esattamente, dicevo, abbiamo parlato anche abbastanza a lungo con entrambi i giocatori, perché hanno una caratteristica comune, secondo me, e non è, non è ruffianeria, quelle di essere due persone squisite. Sono tranquillissimi, entrambi sanno di poter vincere, ma sanno anche di poter perdere, quindi hanno una tranquillità. Ieri pomeriggio abbiamo parlato e poi anche Mignolo. Ma mi sono fermato anche ieri sera 10 minuti sul corso a parlare con Achille, e poi ieri sera al bar con Paolo Marcolin, che ha seguito dal suo, dal suo allievo ormai fedelissimo Seba Gaggiulo, che lo ha accompagnato per disputare questa finalissima. All'Achito va Paolo Marcolin, primo set per questa finalissima della pool finale dei pro. Buon Achito di Paolo Marcolin. Abbiamo più volte evidenziato durante questo campionato un po' la difficoltà, la diversità, diciamo, che c'è nella, che si deve che si trova nell'affrontare l'Achito. Si tende a prendere la palla un po' più grossa, non c'è proprio la distribuzione che c'era prima. I giocatori penso gli abbiano trovato la quadra, ma abbiamo anche detto che quando si fa bene si lascia praticamente la palla avversaria in mezzo al mare. Risponde bene Mignolo, due uomo di tre sulla strada, preso di sfaccio, porzione ideale di palla. Non ho ancora sistemato lo strato, socio, di sicuro. Sì, la prima, se no ti viene una frecciona. Rimasto leggermente lungo Paolo Marcolini alla prima occasione frontale in questa, in questo angolo erzegovinato, realizza due punti ma non riesce a difendere. Prima occasione per Mignolo, vediamo se ha subito le armi affilate il campione calabrese. Si è dato un po' poco colpo, quindi la sua palla non è riuscita a scambiare il rettangolo di gioco. Sì, poi l'ha presa anche troppo scarsa, quindi è venuta fuori una garuffa. Scarsa è nella figura, cioè di fare stretto e poi la garuffa, però se avesse dato più colpo avrebbe scambiato i quadrati. Mignolo, una buona colpitura subito in entrata, realizza 7 punti, ottimo il controllo della battente che si appoggia sul primo diamante della sponda lunga. Se volevamo un piccolo sponda indizio, sponda corta. Se volevamo un piccolo indizio sullo stato della colpitura di Mignolo, direi che l'abbiamo avuto immediatamente. Mignolo c'è e ha le armi affilate. Sì, ma perché gli parte, ma gli parte pulita, gli parte forte, pulita, ed è strano perché lo fa tutto proprio con la velocità del polso, perché steccata cortissima, mamma mia. Che steccata, colpitura altrettanto valida ma completamente diversa quella di Paolo Marcolin, che invece ha una colpitura pura di braccio. Marcolin cerca di aprire in terza passata, cosa grossa, la biglia di Mignolo, buon per lui che trova questo rimpallo che con molta fortuna fa tornare la biglia di Mignolo subito sotto il castello, addirittura realizzando due punti. Sfumatura più che favorevole per Marcolin. Sì. 7-4 il parziale per Mignolo. Tra l'altro questa è anche difficile da salvare, perché sì, si sta veloci di colpo in testa con un leggero effetto di palla, o di palla piena per fare il giro nella parte verso la sponda corta per costruire una specie di passaggio difensivo e poter andare anche a pallino da 4. L'importante è non prenderla verso il castello questa palla. La prende di angolo di scambio. Esiste anche questa, un po' più celestiale, ma però una bella uscita da parte di Mignolo. L'importante è non prendere scarso sopra, cioè dal lato del castello. Diciamo che ha preso una delle poche porzioni superiori che giocavano. Sì. Allora, diciamo verso il castello e verso la corta, perché in alcune parti d'Italia sopra è verso la corta. Ah. Ad esempio in Lombardia sopra è verso la sponda corta. Noi siamo abituati a dire che sopra è il castello, no? Si salva in finezza Marcolin sulla garuffa in risposta alla conclusione al volo di una di Mignolo. Mignolo qua può giocare anche le 5 sponde, viene sicuramente da un angolo migliore, però potrebbe giocare anche le 3, una scelta abbastanza personale. Infatti decide di andare per le 3.
Nelle tre c'è una presa di palla sul pieno che non gioca tantissimo. Ed è assolutamente questa, però è rimasto anche un po' corto sotto misura. No, è, corta, una porzione... è corta su questa presa di palla. Sì. Che lì, in quelle posizioni lì la forza dello stretto e del castello e la forza del largo sono due forze, come spesso succede in alcuni tiri, completamente diverse. Occasione di traversino per Marcolin, che gioca questa traversina più passata, guadagnandosi la sponda lunga con la battente. Qui sfortunato Marcolin, perché passa in mezzo in terza passata, una buona manovra. Poi la battente che fa un girone largo. Buona e interessante, perché in questa esecuzione Marcolin si è fatto buono l'impatto con la palla battente sia sulla sponda lunga al limite sia sulla sponda corta, dove comunque avrebbe mantenuto la palla battente parallela a quest'ultima. Di Bricolla a scendere. Con quarta è stato praticamente infallibile su queste palle. Ma con quarta direi che è stato infallibile su tutti i colpi Mignolo. Eh sì, comunque. Però questo è uno dei tanti tiri che gli sono capitati, che ha giocato sempre splendidamente Achille. E lo fa anche adesso, perché trova 4 punti e una parificazione attaccabile però da un traversino da parte di Marcolin. Vediamo come decide di giocarlo. Decide di giocare la Z dalla palla scarsa. Realizza 4 di castello e 3 di pallino. Buon per Marcolin, che dopo l'impatto la gialla va a finirci assolutamente dietro. Quindi non lascia una conclusione a vista, ma lascia questa volta una tre sponde sul largo, sempre a scendere per Achille Mignolo. Parità a 15, primo set, all'insegna dell'equilibrio. Eccola qua la traiettoria che proponi su questa tre sponde a scendere. Sì, questa è disegnata proprio per l'attacco a Birilli. Mignolo sta molto più dentro a questa palla. È una buona presa, sì, di palla per Mignolo, che la intercetta piena, porta la biglia di Marcolin verso l'angolo. Inquadrato Michelangelo Aniello insieme alla moglie e anche Michele Greco, sì, che è uno dei suoi assistenti. Sì. E promotori di biliardo, tra l'altro. Promotori del biliardo sportivo, delle esibizioni dei giocatori. È un progetto Biliard Star che sta avendo un buon seguito, sta organizzando delle partite con giocatori di assoluto rilievo, non solo toscani, perché lui è toscano, è originario del mio paese, sì, di Fucecchio. Di sicuro un lombardo meticcio c'è nel progetto, sono anche contento di farne parte, tra l'altro. Partirà proprio dal mese di settembre probabilmente la mia partecipazione, ma poi c'ho anche una sorpresa che non ti ho ancora detto. No, non me la dire, non avere fretta, ci mancherebbe. Ti ho mai fatto delle sorprese che non ti sono piaciute? Ma... Avresti il coraggio di dirlo davanti a migliaia di persone? Passaggio difensivo per Marcolin. Sei una brutta persona, Nicola Biondi. Lo so. Garuffa per Mignolo, tiro che con quarta, anche questo uno dei tanti tiri che ha quadrato benissimo e rimane dello stesso standard anche contro Marcolin in finale. 8 punti sulla prima garuffa a disposizione, fa subito male a Achille Mignolo, 8 punti per lui, 23-15. Socio, ma posso fare una considerazione? Ma questo non sbaglia davvero mai. Sì, effettivamente è una considerazione abbastanza precisa. Marcolin. Ancora sul grosso Marcolin, non riuscirà a sviluppare verso il filotto. Comunque buona la steccata, buono l'impatto col pallino da 3. In totale 5 per Marcolin, che cerca di chiudere il gioco. Anche perché questa è una palla di una qualità mostruosa che è riuscita, sì, a tirar fuori Paolo. Sì, la tenuta bassa di forza, giustamente, confidando anche nell'impatto in terza passata col pallino, ma soprattutto Marcolin si sta imponendo di non far battere Mignolo, oppure se... farlo battere quantomeno scomodo. Sì. Sullo stretto Mignolo divide in difesa,
ottima presa di Biglia, difesa sul traverso del biliardo, che dovrà attaccare di due o di effetto o senza Marcolin di Bricolla. Secondo te questa la gioca veloce o gioca l'ingresso di tutte? Veloce effetto? È rischiosa, Nico, quel pallino lì non è che mi piaccia molto, se prende mezza palla ci picchia addosso. Gioca senza effetto perché può scendere, arrivare anche a pallino da 4. Attenzione, attenzione, vedi? Ah, la gioca di due. Adesso veloce. La presa reale, se la prende un po' più scarsa, quel pallino lì non ci vai addosso piano piano, Però così è un'uscita maiuscola bella di Marcolin, che realizza 4 punti. Ora è anche vero che non puoi tirare un tiro pensando proprio all'unica, alla parte marcissima che prendi una volta ogni. Poteva avere senso giocare a scendere per la posizione del pallino, no? Perché sì, lasci sei più in controllo. In controllo sul pallino da 3, credo. Ah, va di prima uscendo di angolo largo. Si è preso un bel rischio qua a Mignolo. Che fiducia, Achille. Si è preso un bel rischio, anche perché doveva passare vicino al castello con la sua, necessariamente per guadagnarsi il lato destro, perché la biglia di Marcolin avrebbe mantenuto almeno la solita direzione sul lungo del biliardo. Infatti non difende, ma forse ha solo passaggio Marcolin. Giro volante. Tiro che a Nicola Biondi è noto. Piace, no? Non ho mai visto guadagnare nessuno a tirare questo tiro, ti dico la verità. Questo era bello per la forza, gli ha dato una bella forza. È da studiare, Nico, dai, sono quei tiri. No, studialo. Poi mi fai sapere. Io per le novità sono... No, tu studialo, poi mi fai sapere. Mi fai un report. A crescere di seconda e terza. Stranamente due Mignolo, è uno dei primi due che gli vediamo fare. Sì, ma hai visto con questa, questa forza cosa ha sviluppato? Incredibile, sì. Però ottimo controllo. Però si è messo male. Ottimo controllo della biglia battente in buca. Cioè andato di 4 a mo' di 5 Marcolin girando intorno al pallino. Un po' timida. Per Paolo, che prende un pizzico di biglia, scappa via, lascia la biglia di Mignolo attaccata alla corta. Qui solo passaggio difensivo, però un buon passaggio che potrebbe un bel pallino da 4 questo. Garantirgli un pallino da 4, sì, infatti va a vedere l'altezza del pallino, intanto inquadrati la massima autorità della federazione, il presidente Mancino, alla sua sinistra il vicepresidente Raffaele Di Gennaro e poi inquadrato sulla sinistra del teleschermo il vicepresidente Stefano Gibertone, presidente della sezione Stick. Eccolo qua, il pallino da 4 di Mignolo. Diamo la forza. Leggermente corta, il pallino ostacola l'angolo. Non so se ha la possibilità. Vediamo con lo Strator la porzione di palla che... L'ha lo sfaccio di una passata appoggiata al pallino o gli gira dietro? Potrebbe uno girargli dietro con il taglio, però è anche vero che potrebbe spingere il pallino sulla linea di tiro, quindi penso che giochi forte. Infatti fa il pallino da 4 di carambola, si apre troppo ma rimane lo stesso, una bella conclusione di Paolo, sempre le tre passate, sempre gioco lungo. Qui non è possibile andarci di scatolino, ci andrà di sponda palla. Il passaggio verso i birilli sembrerebbe libero per Mignolo. Qui un po' timida, chiaramente era difficile tenere dritta verso il castello. Secondo me, Nico, perché la forza è, diciamo, sul larghissimo, la forza di far battere la lunga all'avversario e spostarsi leggermente verso la corta è una forza corretta. Secondo me è stato proprio in garanzia, cioè non voleva urtare quel pallino. Con questa forza assolutamente sì. Per cercare di tenere dritta verso il castello la biglia di Marcolin avrebbe dovuto giocare una forza molto più sostenuta, è indice del fatto che è stato proprio su questa porzione di biglia e questo schema difensivo. Sì, perché sostenuta, come dicevi, puoi irrigidire la palla e trovare la strada del castello, ma è una forza meno tutelante, chiaramente. Puoi trovare anche subito il rimpallo, e non è bello. No, dicevo... Non è bello trovare quel rimpallo. Non consideravo proprio il disastro, ecco. Non me lo aspetto il disastro a questi giocatori. Tanto esce benissimo Marcolin,
scavando al massimo l'ingresso di Bricolla, ottenendo una ottima difesa diagonale, costringendo ancora una volta. Vediamo se ci va veloce. O se. Ma secondo me va in appoggio al pallino con la stessa forza di prima. Esatto. Sì. Non la prende da realizzare il pallino. Diamo la forza della bianca. Perfetto. Che si attesta in difesa. Bravo Achille. Sta giocando tanto bene anche in rifinitura. Si stanno, adesso si stanno badando colpo dopo colpo. Non abbiamo visto troppe concessioni sulle biglie frontali. Sì, l'unica cosa stanno che giocando un bel biliardo. Sì, che l'unica cosa che avrebbe potuto spostare l'inerzia di questo incontro, una marcatura importante dove hanno fatto 4 o 6, dove però tutte ben giocate. Tutte ben giocate, certo. E qui si può spostare l'inerzia. Vediamo se Achille può giocare o morbido a fare il buca buca, può anche giocare un po' più fiondato a rientrare. Questo pallino che lo ostacola un po' chiaramente sul filotto di seconda, lo dovrebbe giocare a rientrare dal centro. Esatto, di prima comunque. Gioca morbido a stare nelle buche. Vabbè. Controllo magistrale della palla battente. Due punti di una bellezza disarmante per Mignolo. Avete visto come, nonostante lui abbia una steccata rapida, ha affondato leggermente più il colpo per favorire l'apertura della palla avversaria così mollemente. Gran bella partita, e indice di questo che non hanno battuto delle palle comodissime, ma effettivamente si stanno badando entrambi, perché entrambi riconoscono le qualità di colpitura dell'altro, quindi per adesso nessuno dei due si guarda bene di aprire il gioco. E ancora una bella uscita di Paolo Marcolin. Fantastica questa. Questa parabola di gancio appoggia la sua biglia alla sponda corta. E leva anche a Mignolo la possibilità di giocare la smezzata sulla strada della garuffa. Dovrà andare di due a mo' di tre, impattando la palla di prima, chiaramente. Che bel biliardo, Gianluca. Sì, stanno giocando gran biliardo. Direttamente sulla biglia, buona anche una porzione finissima a scappare, potrebbe arrivare anche a pallino da 4. Giustamente Mignolo sta stando sulla palla, sta sul grosso. Non è fortuna, è buona suerte. È un'eventualità. Esiste del questa possibilità, sì. 6 punti per Mignolo, sfaccio di colpo in testa per Marcolin. Una delle prime vere occasioni per Marcolin fattibili. Paolo va a controllare quanto stacca la biglia di Mignolo dalla sponda corta. Giocherà uno sfaccio di colpo in testa. Sai che c'è un po' di problema di rimpallo in terza su questa palla qua, Nico? È abbastanza scritto, mi sembra, questo rimpallo. Marcolin la prende grossa, rimpalla. Vediamo il termine corsa, le biglie si ritrovano sul centro del tavolo. È un'occasione fallita da Marcolin, che era molto molto invitante. Lascia questo giro tutt'altro che banale a Mignolo. Mignolo gioca il giro a sportarci al centro. Mamma, che steccata gli è partita! E lo fa con una bellissima qualità di steccata. Un attimo timida probabilmente. Pensava di spostarsi di più, secondo me, Gianluca. Con ma questo è arrivata, tipo di steccata. È arrivata, lo sfaccio. Lo sfaccio non c'è. Forse anche una conclusione di prima non è semplice per Marcolin, che alla fine, secondo me, la guarda, ma la tirerà di garuffa. Tanto più di così non poteva fare, perché ha colpito i birilli stretti del castello. Quindi anche la possibilità di spostarsi più di così non c'era. Marcolin di garuffa realizza 4 punti. Livello di gioco stratosferico.
44-37, vedo una piccola porzione di Bidia. Mignolo, questa porzione gli potrebbe garantire il pallino da 4, però non uno schema difensivo. Infatti sta valutando che tipo di porzione veda su... Perché la garuffa è complessa, io l'ho disegnata, ma non... L'alternativa alla garuffa potrebbe essere anche un al volo. Non c'è neanche la candela. No, un qualcosa al volo di piano, a cercare gioco sul... Sì, ma allora tanto vale tirare il pallino da 4. Sì, esatto, allora mi hai anticipato. Perché almeno questo lo fai sicuramente e ti metti a 48. Però, guarda, sai che è un contatto brutto su quel 4 lì, Nico? Rimani di traversino per forza. No, è brutto tutto. Cioè, ti dico, andare male, cioè andare, sì, bene. Andare sicuramente male fai 4. Fai 4, ti metti a 48, però cercare di affidarsi all'impatto col pallino. Manda pure lo Strator, Fabian. Di Garuffo. Una presa di palla poi infelice per Mignolo. Se la prende giusta o di là, questa forza qua è perfetta. Se la prende stretta è corta. Sì. Però è una cosa che abbiamo notato in questi giorni, e anch'io tirando qualche tiro sul tavolo, ho visto che la sponda corta inferiore effettivamente trattiene leggermente più l'effetto. Cioè, tu ti aspetti una caduta, no? E invece... Giro di schiacciata per Marcolini, pallino da 4, il pallino da 4 non lo realizza il giro, 6 punti e difesa centrale. Ha deciso di rispettare il pallino Marcolin, non scombinando troppo lo schema del tiro. Sono d'accordo con te, penso l'abbia visto e se lo faccio me lo marco, ma non vado a cercarlo con tutto questo entusiasmo. Siamo praticamente in parità, 43-44 per Marcolin, per Mignolo, in uscita dalla corta. Trova una bella misura Mignolo. Ma. Ho detto troppo presto. Ma infatti, come quando l'ha vista partire, se n'è accorto subito Achille, perché è rimasto fermo sul tiro come se la volesse fermare con gli occhi. Ma era comunque meglio di così. Era comunque da ricavare una misura difficilissima, perché sì, secondo me l'errore più che ha fatto non tanto di forza, ma di ingresso, di presa di palla. Voleva rimanere. Tanto ne realizza 12 Marcolini, perché realizza anche il pallino da 4. 55-44. Allora, guardiamo questo fisso. Secondo me non può esimersi da tirarlo. Fisso di due corse. A fare corta e ritornare dall'altra parte. Problema di rimpallo nella parte inferiore. No, anche perché non gli può dare tanto effetto, perché rischierebbe... No, perché si inverte. Deve giocarla di porzione di colpo. La sua dovrebbe fare lunga un pezzettino e l'altra due passaggi. E se no giro ad andare avanti. Secondo me gioca il fisso a rimanere corto, da come lo vedo impostato. Ad andare avanti mi sembra brutta. L'ha guardato il fisso a rimanere qua. No, alla fine ci tira veloce. No. Invece allora gioca a giro ad andare avanti. O gioca al fisso e pallino da 4. Non è bella dura, questa posizione. Ha giocato ad andare avanti, ma era roba dura a prendere la porzione. No, se questo pallino apre le braccia. Anche perché la forza di quel fisso lì per quadrare difensivamente era di una allora, passata scarsa. Se lui scarsa. La prende, la presa grossa è passata nel mezzo. Se lui la prende più scarsa fa pallino da 4. Però no, poi se la prende più scarsa beve. Se la prende più scarsa beve. Rischia di bere. Più grossa è andato più in avanti. Se la prende più scarsa salta più indietro con la sua, rischia anche di bere. No, sono d'accordo. E fa 4. Se la prende più scarsa batte più in giù. E quindi fa pallino da 4. È passato nel mezzo a prenderla grossa. Se la prende più scarsa non batte più in basso, batte più in alto. E quindi fa pallino da 4. Secondo me era una palla. Non ti torna?
non mi torna, non... se tu giochi un giro e giochi un giro di tre quarti di palla e un giro di mezza palla, su che porzione salta più indietro la tua palla? Sì, ma lì si tratta proprio di porzione, non sei vicino a sponda, Gianluca. No, lascia perdere, la prima deviazione che fa la palla, se tu giochi un giro di tre quarti palla e un giro di palla più scarsa, ne parliamo dopo, giro di Mignolo sotto sponda 55-46, non se l'è sentita Marconi di alzare la stecca sul tiro precedente, una qualità incredibile da parte di Mignolo che realizza 8 punti, però non difende, ma le biglie forse guardano la porzione migliore per Marco, per Mignolo, perché guardano uno spicchio della corta. Vediamo se riesco a disegnarla meglio partendo dai centri delle biglie. Manda pure lo Strator Fabian. 5 a chiudere per Marcolin, dalla scarsissima di sfaccio, anzi va dalla grossa a crescere, ce l'aveva ancora, e Marcolin realizza 8 punti e vince il primo set. Una steccata maiuscola da parte di Paolo, fatta con una semplicità disarmante, ma di semplice, questa biglia non aveva assolutamente niente. 1-0 Marcolin, linea alla regia. Si ragionava intanto che c'è la pausa, a parte che non sono sicuro di quel fisso lì perché è brutto, è fuori schema. A volte si gioca a campo libero, in quella diagonale lì giochi una passata, giochi a passare il castello, la tua fa lunga e centro più o meno, lo schema è quello. È strana perché è una porzione di palla strana secondo me, se tu pensi quando giochi un giro ad andare avanti, poniamo un giro di tre quarti palla. No? Se tu guardi cosa fanno le biglie, ma non sei attaccata a sponda, cioè la deviazione è quella, Nico, che la sia qui, è quella, qui o là, ma c'è tanto, lui ha dato tanto effetto, capito? Quindi il fatto di prenderla più scarsa e dare tanto effetto, secondo me va a battere più verso l'alto, cioè quindi può impattare il pallino. Allora facciamo che può essere, però comunque era difficile perché era assolutamente fuori schema, e trovare il riquadro difensivo secondo me ha già fatto tanto. Con la steccata di Achille forse il fisso a tornare indietro, che è vero, ha la possibilità di rimpallo nel quadrato basso, lui quella porzione di palla da fisso la piglia, quello di sicuro. Si fa buone due passate, comunque rimane, qualsiasi sia la soluzione, un qualcosa dove puoi pagare qualcosa di invasivo, lo metti in conto, perché le fai girare le biglie. Il problema è che Marcolin era a 55. L'alternativa stato... che non ha valutato, quindi probabilmente vedevamo male noi la posizione, vista la posizione del pallino si poteva pensare anche un giro ad andare avanti dove il pallino poteva offrirti difesa. Sì, sì, se non corri tanto c'è sempre il pallino che ti allargava. E nel giro ad andare avanti puoi prenderti la possibilità di dare la forza della corta. Ora con la biglia così distante alla sponda è abbastanza a manicomio, è roba dura. Poi nel frattempo ti deve partire una steccata rigida, se no rischi di farlo per forza largo. Fondamentalmente stai tirando zero. Sì. Cioè. Sì, perché se la molli tiri zero. La cosa positiva, cioè la cosa da analizzare, è che effettivamente Marcolin ha tirato un bellissimo filotto, ha trovato un impatto di pallino e si è messo così. Questa è la chiave secondo me, che piccola sfumatura per Paolo. Sì, però poi fondamentalmente era un tiro preso da parte di Paolo, aveva graffiato il pallino da 4, l'ha ripreso da 3, si sono un po' ricombinate e è terminato così. Certo, fa parte di quelle cose che succedono, sono quelle che vengono chiamate sfumature durante una partita, ma succedono, non si possono levare. Sì, sì, magari me ne sono capitate un paio in più a Marcolin, soprattutto all'inizio sul punteggio di 7-2, sì. Ha tirato una biglia frontale, ha rimpallato, la biglia di Achille è tornata subito sotto il castello. Ecco, se subito all'inizio sul 7-4 lascia una conclusione frontale facile,
Ci sta che subito Mignolo possa prendersi anche perché quei 12-13 punti che può portarsi anche in fondo. Andando sotto 20 a qualche cosa, a meno tiri poi Marcolin da poter giocare. Quello dopo sì, sicuramente. Giro ad andare avanti per Mignolo con pallino da 4. Mignolo realizza, lo centra ancora. Ottima la forza della bianca che lascia praticamente attaccata a sponda. 8 per Mignolo al primo tiro. Comunque sai che faceva veramente schifo quel fisso lì? No, guarda, era brutto. No, ci sto ripensando. Era brutto perché o ti affidi a marcarne, fondamentalmente rischi quel rimpallo anche se la tiri di 3 passate, no? La prima per fisso e poi 2. No, 2 passate da stare nel quadrato basso. Sì, vabbè, cioè, ti parlo di 3 perché sono 3 sulla strada delle 3 sul castello. Tanto in finezza Marcolin cerca di farsi amico il pallino, non ci riesce. E vediamo se Mignolo riuscirà a sfruttare questa occasione concessagli da Marcolin. Ancora dentro al castello Mignolo, 8 punti che sommati agli altri 8 che aveva già in tabella fanno 16 in totale. Sì, gli ha ceduto un po' il terzo passaggio. Diciamo una delle poche esecuzioni dove non è stato perfetto anche nella conduzione della palla battente, ma con il braccio in tensione ci sta. Ci ha abituato un po' male a Hitler. Alla scarsa Marcolin a incandelare dal centro. Fa la cosa difficile Marcolin. È riuscito a passare in... a evitare il contatto col pallino a rientrare. Il biliardo a volte è cattivo. Ti ricordi del tiro che stavamo parlando con Paolo ieri sera? Era questo qui. Sì. Era questo qui. Che era difficile incandellare dal centro. Perché squarciano. Perché squarciano tanto dalla scarsa. Allora ti tieni più sul grosso e incandeli. Di tre sponde, credo vada a cercare quella piccola fessura allungando il gioco, anzi no, sta sul rimpallo, che è una scelta assolutamente personale. Questa era un po' più fattibile perché aveva molto più posto rispetto alla piccola fessura di tre. Vero. Guarda il biliardo come è fatto di episodi, se la palla di Mignolo si fosse fermata una spanna prima, questa steccata di Marcolin era perfetta perché la prende di prima e allora non serve più incandelare. Marcolin gira a ringaruffare di colpo in testa, richiamare la sua biglia molto vicina all'angolo. Perfetto Marcolin, 8 punti e difesa diagonale. Però Paolino, non ti sei messo a colpo. 5 sponde per Mignolo, no, decide di andarci sempre di 3. Abbiamo visto la caratteristica di chiudere nella prima traiettoria e poi allargare terza quarta, probabilmente non si fidano molti giocatori. Abbastanza schematica questa soluzione di tre sponde di calcio. Il fatto che sono due forze diverse rispetto alle cinque sponde, che è un po' più standard, però come hai detto bene tu, secondo me cercano di evitare l'impatto con più sponde, sì, perché chiaramente hanno un controllo migliore. C'è questo disegno, questa tendenza, sì, dello scivolamento, stanno cercando di evitarlo, quindi battendo meno sponde pensano di averlo un po' più in controllo. Giro per Marcolin a tornare nel medesimo quadrato. Marcolin, la bassa, perfetto, di forza, perfetto. Fantastico Marcolin, fantastico, altri 8 punti e mette la freccia Paolo. Dopo il parziale di 16-0 in apertura di Mignolo, gli risponde Marcolin con un altro parziale da 18-0. Sì, questo proprio giro di scuola, ha diminuito la forza perché c'erano le palle frontali, la diagonale inferiore alla differenza 15 dell'angolo 50. In finezza a cercare la steola durissima, capolavoro di e Mignolo. Ci riesce Mignolo, 3 punti. ...19-18 il parziale, 3 sponde di Marcolin, una posizione praticamente molto simile a quella che ha giocato nel primo set Mignolo, su una difesa di steola analoga a questa. Quindi allungherà il gioco Marcolin,
che sta sulla porzione di palla abbastanza grossa per riallontanare le biglie, guadagna anche il pallino da tre, che era l'obiettivo primo secondo me di questo tiro. 21-19 giro per Mignolo. Vediamo se si ripete anche da questo quadrato con la solita morbidezza di prima. Vediamo se evita il rimpallo e qui non gli è partita. E qui chiaramente mollando troppo la steccata è difficile contenere la corsa della battente, la presa di palla era perfetta. Il fatto di ammorbidire i giri con la palla avversaria così distante dalla lunga può provocare questo errore. Qui si è preso poco margine d'errore effettivamente. Giro scorrente per Marcolin, leggermente sul largo, guadagna solo due punti. Quanti due si sono visti di scorrente sul largo così? Si indice che c'è questo scivolamento della lunga. Sì. Da dietro, di due sponde, aumentando leggermente la forza, Mignolo, e c'entra perfettamente questo scatolino allargato, 6 punti per Achille Mignolo e difesa diagonale. Sì, una delle cose da notare in questo San Vincent della prestazione di Mignolo, il fatto che dopo aver fatto un errore ce l'ha fatta sempre, quasi sempre subito a reagire e poi a portare un'esecuzione positiva. Poi sul diagonale del biliardo Gianluca ha fatto tanti birilli. Sono d'accordo. Che quando poi si arriva sul finale di set fanno tanto comodo. Fanno tanta classifica. Seconda palla per Marcolin. Una buona risposta, allontana le biglie. Anche se la sua biglia salta un po' troppo nel centro del tavolo, qui doveva imprimere un po' più di effetto a sinistra per mantenersi un po' più verso la buca. Ci mette sotto la stecca Mignolo, 25-23, questo sfaccio che nei sogni potrebbe arrivare anche a realizzare il pallino, ma non riesce a imprimere l'effetto a sinistra voluto. La biglia bianca di Marcolin mantiene sempre la medesima traiettoria. Sì, qua è davvero per un niente. La steccata era perfetta. Se gli parte un goccio d'effetto si apre più, splendidamente. Sì. È anche vero che c'era tanta distanza. Mano sul panno per Marcolin. Qui Marcolin affonda tantissimo la steccata. Fare 0 qua era quasi impossibile. Alla fine realizzerà il pallino da 3 in terza, ma da dove è passato? Aprirla troppo senza impattare quel pallino era praticamente impossibile, Gianluca. Sì. E Mignolo fa un giro a vuoto di sponda. E tra l'altro non so se ho difeso. Questo è il limite. Sì. Ma. Guarda la zenitale. Sì, bisogna cercare di aumentare il passaggio dai birilli sulla zenitale. Di prima intenzione Marcolin. Rientra troppo. È una porzione di palla un po' sfortunata. Sì, questa gli è partita obiettivamente male. Probabilmente anche con un goccio di effetto interno. Sì, qua ha preso l'unico birillo che non gli comodava, tra virgolette. Perché ho il filotto di prima sul 2, poteva sperare nel rientro. Questa non è mica bella, col pallino lì. Dici la tira a crescere rispettandolo quel pallino, sembrerebbe o tira la sventaglina. Non ho capito. Lui ha tirato subito sul filotto di prima. Tira la sventaglina. Guarda dov'è già la battente. Quindi di sventaglina di sicuro è difficile che riesca a passare prima due volte con la battente, non c'era angolo, e a tenersi rischia il rimpallo nel centro. Infatti a cose normali, se non c'era il pallino, poteva interpretarla di seconda e si dava più tolleranza. Sì. Sempre incrociando, ma di seconda. Vediamo se Paolo decide per un passaggio che con quel pallino lì al largo del castello solo larghissimo gli gioca, ma subito dentro Marcolin. Senza tanti fronzoli, 38-28, 10 punti per Marcolin su questa sventaglina con lo steccone.
Sì, diciamo che anche il punteggio non consigliava un'esecuzione così di fino. Sì, poi fatta con lo steccone in dotazione al palais, insomma, ha preferito cercare di muovere la classifica. Sponda palla per Mignolo, sempre sul largo, cercare di guadagnarsi la difesa diagonale. Io lo sfaccio, cosa vedono? Vede la corta, eccolo. Aspetta. Se vede la lunga può giocare anche lo sfaccio, anche perché quel pallino è messo. Sì, vede vede la buca. Infatti vede, gioca lo sfaccio. Infatti se lo apre, lo apre splendidamente Marcolin. Fatto i minimi, 4 punti. Fatto veramente i minimi, è partita una bella qualità di steccata. Tendenziale, abbiamo visto che questo tavolo, quando le biglie arrivano, generano dall'angolo, tende a non lasciare incandelate le biglie. 4 ne abbiamo viste. Questa particolarità anche sulle lunghe, sul traversino. Sì. C'è un intervento che ha fatto Maurizio, perché effettivamente i tavoli chiudevano un po' troppo nelle precedenti prove, e ha fatto un intervento per far sì che fossero un attimino più morbidi. Chiaramente, correggi una cosa, a qualcosa devi rinunciare. Tanto va di sfaccio Mignolo, perché aveva questo pallino che gli giocava allo stretto del castello. È un buon impatto. Sì, sfumatura leggermente fortunata per Achille, che torna in difesa realizzando anche 7 punti. Avanti Marcolin, 42-35. Inquadrato Maurizio Landolfo. Sta sul pallino da 3? No, sta sull'entrata. No, sul 3. Hai visto? Io la guardavo, tu adesso hai detto così, io adesso guardavo la diretta. Vedeva che stava sul pallino da 3, sì, io ho guardato lo strato. Rimane corto Marcolin. Era un po' pericolosino questo 3. Decide di giocarlo chiaramente di più passate, 3 e mezzo, per garantirsi una marcatura. Vediamo se arriva di forza. Ottima qualità sempre per Mignolo, che appoggia la sua biglia nell'angolo. Timida. Mignolo ha allungato anche confortato dalla posizione del pallino, che se fosse rimasto in lunga avrebbe dato difficoltà poi sull'esecuzione del girone. Era libero il girone, però insomma faceva ombra al pallino. 10 punti per Mignolo, che si rimette avanti. Vediamo se sarà solo per poco. Cerca Lingaruffo per il pallino da 3, anche Marcolin. E allora guarda, l'abbiamo vista quella cosa dell'altro giorno. Pensavamo che con questa caratteristica riuscisse a strisciare, ma no. Anche perché ha battuto praticamente l'ultimo spicchio di lunga disponibile Marcolin. Ti dirò, socio, che ero curioso di vederlo. 48-45, angolo per Mignolo. Mignolo lo allarga leggermente troppo, ricava 2 punti, ma ottima difesa diagonale per Mignolo. Adesso i problemi sono per Marcolin, che deve venire fuori da questa biglia che è complicata. Marcolin sa che qualora dovesse concedere un'occasione facile a Mignolo, sarebbe il primo lui a portarsi in chiusura. Ha giocato un paio in questa partita, le ha sempre giocato bene, vediamo se si ripete. Gesto tecnico sulla biglia e scappa via. Bravo Paolo. Gesto tecnico c'è. Che bravo Paolo. Bella questa parabola. Se addirittura l'attacca sponda cancellando lo sponda biglia, non ci riesce, ma insomma. Davvero una bella uscita per Marcolin. A mano sul legno, dovendo trovare comunque un bel ingresso. È vero che non è tantissimo da tagliare questa palla, ma tutta da guadagnare questo sponda biglia per Mignolo. E se lo guadagna benissimo Mignolo. 4 punti, si mette a 51. Bricolla per Marcolin, vediamo dove vede Paolo. Sì, la battuta c'è, a stecca bassa. E controllare un po' la parabola, che gioco forza farà la battente.
E guarda Paolo Marcolin, gli fa la fotografia, favoloso Marcolin. 6 punti di una bellezza disarmante e di un'importanza davvero incredibile nel finale del secondo set. Si mette a 54. Alla diminuita d'effetto per, proprio per evitare di parabolare. Di Bricolla cerca l'ingresso Mignolo e Mignolo rimane corto, forse no. Oddio, è arrivata. Il corto è un'altra cosa, doveva diminuirla di forza chiaramente sfruttando tutta l'entrata a giri contati, ce la fa tornare in difesa Mignolo e qua adesso i problemi sono per Marcolin che può decidere per l'accosto. Ma se a Mignolo mancano 9 per l'accosto, è l'accosto oppure per l'accosto o per l'accosto accosto bocci o accosti bocci o accosti a costo. Devo fare 10 giorni di preparazione intensiva per il pool, sono preoccupatissimo. Va per l'accosto chiaramente. Non è una brutta forza, ma non è neanche bellissima. No. Proprio. No. Questa la ritirerebbe volentieri, Paolo. Mettiamola così. Domanda adesso Achille: che forza darà con Paolo a 54? Ma secondo me deve dare la forza della buca, Gianluca. Perché. No, della buca della corta, non arriva della in buca. Corta, sì, vabbè. E invitarlo a tirare il giro, sperare lo sbaglio. Anche perché è la forza migliore per levarti da 51. Cioè, bisogna che tu gli metta un po' di pressione. Che se no, la... l'alternativa è quella di rialzarla. Ci batte bene, ci batte molto bene. Può anche bene. Rialzarla. Sì. Vediamo la forza. Dal momento che la gioca dalla sua parte. Riusciva ad andare un filo avanti. Ha giocato anche uno scorrente ammortizzato. Allora, da come ci batteva bene, chiaramente ha fatto... tirato bene così, anche se fondamentalmente te lasci più volentieri una bricolla oppure un giro stampato tutta la vita. Anche Mignolo si mette a 55, però l'abbiamo nasceva verso il secondo diamante, la diagonale, quindi effettivamente andava verso l'angolo. Sì, non aveva a spostarsi, no. Lì gli doveva saltare un po' addosso. Bricolla, esatto. Per Marcolin, se fa rosso chiude in apertura ed è una buona apertura. Non credo che la veda da giro, esatto, eccola qua, dalla nostra diagonale non la vede proprio, però lascia la bricolla mignolina, ormai la potremmo chiamare, perché però deve fare il rosso, 55 è veramente una cifra. Vada, ci sono politico ibrida, per non chiamarla in un altro modo. Io no, fa schifissimo. 55. Bricolla per Mignolo, che giustamente non ha il coraggio di giocare. Non ti metti a lasciare che poi rischiare il traversino. Che la fai benissimo, fai 4 e hai perso. Quindi giustamente cerca una porzione di biglia piena e la porta in fondo e mette distanza. Qua ce l'ha Paolo, però è che poi deve difendere anche lui se non chiude. Deve chiudere la disteccata e tanto più di così non si poteva fare. 4 punti 58 per Marcolin. Contro i 55. Guarda che ha già preso la porzione, secondo me fantastica, la stregata fantastica, stando in controllo meglio di così secondo me non poteva fare. Garuffa per Mignolo può essere decisiva per impattare, però deve realizzare il birillo rosso Mignolo. Mignolo entra molto bene, ma non sarà una marcatura dal rosso. 2 punti, 57-58. Un altro finale di set.
davvero giocato all'ultimo tiro. Non abbiamo ancora visto in questo San Vincent Mignolo giocare a rincorrere. L'abbiamo sempre visto giocare ad essere rincorso. Quindi vediamo come si evolverà. Marcolin a studiarsi o questo ingresso per il pallino da 3 oppure una divisione. Vediamo con che effetto ci va. Ci va con l'effetto della divisione. Ma di massimo ingresso di Garuffa? No. Per il 3, penso. E prende una porzione che non gli garantisce né il pallino da 3 e né la difesa, Marcolin. E adesso set ball per Mignolo. Deve realizzare 3 punti, quindi 2 birilli del castello. A chi l'ha pensato? Ma sempre di giro mi tocca la chiusura. Ma un pilota a spingere mai. Mai, Tiro fondamentale per impattare sull'1-1 per Mignolo. Pensa che se fosse al bar questa palla avrebbe buttato giù 3 rossi, non uno. Gioca ad andare avanti. Mignolo sul largo. Vediamo dove finisce la gialla. La gialla finisce praticamente in buca e in buca l'altra. E adesso Marcolino al tutto non per non ha chiuso, però... Sì. Non è che abbia lasciato proprio un tiro comodissimo. Anche perché lui ha giocato così, con questo, in questo modo, per dire se non chiudo posso non perdere sul colpo. Marcolin qua, chiaramente. Tutto per tutto di parabola. La media gialla abbastanza staccata, quindi pensare sulla marcatura di un pallino di sfaccio è... No. Guarda, lì i birilli, Nico, a volte vengono fuori di rimpallo, fai la Paciarotti e parte la bianca di, la gialla di angolo. Lo so. Se no si lasciano, se rimpalli bene di solito le lasci dritte sul 20. Qui deve girare, entrare nella buca e sperare. Si fa gioca buono lo sfaccio. Sì, lo sfaccio per il 3. Ma era difficile. Questo vedi? Era difficile scambiarlo. Sulla Paciarotta può uscire questo. Era difficile però scambiarlo questo, di sfaccio, Gianluca. Sì, no, no, sai che cosa, Nico? Io avrei tirato più forte. Ah, Perché succede. So. Era brutta, ragazzi, era brutta. Se va schifo, tiri un po' più in là. Era brutta. Bastano le ali del castello a Mignolo, ma... Sfaccio per Achille Mignolo. Sta cercando di rimanere calmo Achille. E chiude Mignolo. E chiude 8 punti di sfaccio con un piccolo brivido sul rimpallo. D'altronde a tenere la bassa di forza rischiavi di non farla. E quindi 1-1. Mamma mia che finale. Pubblicità per noi. This championship is being played with the new Aramith tournament set. Featuring a unique molecular structure, it guarantees razor-sharp precision and unsurpassed longevity. Unquestionably the best pool balls in the world, this set is available in a TV and a value pack version, as well as in the new My Aramith Range of Ball and Q cases. Now you can bring and play with the best ball set everywhere you go. My Aramith, bringing new dimensions to your billiards experience. Tutto pronto per l'inizio del terzo set, in parità. Marcolin ha cercato di scappare subito, ma non ci è riuscito. E se il buongiorno si vede dal mattino? Dice si va alla bellissima, Se non succede. Sai, con questo equilibrio... Noi ci aspettavamo, speravamo e ci aspettavamo una bella finale.
e fino adesso niente da dire. Rimpalla Mignolo, stando giustamente sul grosso della palla avversaria. Non difende, grande distanza tra le biglie, ma possibilità di battere il giro. Giro dove gioca essenzialmente solo la palla gialla. No, invece lascia andare il braccio. Fa una gran bella cosa Paolo Marcolin. Però fa solo due punti su questa sette sponde. Sì, si è fatto buono anche il contatto col pallino, se l'avesse allargata un po' di più. Strano, è perché Paolo li gioca spesso quei giri. Mignolo di sventaglina da praticamente da casa sua. Sì, io sto dicendo dall'altra parte di San Vensano. Il concetto è quello, socio. Avete visto, se vediamo il replay, come ha spinto via la stecca questa volta per riuscire a slabrare. Questa già aprirla verso il castello. È una roba dura. Filotta a incrociare per Marcolin. Non riesce a tenere dritta la biglia di Mignolo di secondo. Questi sono quelli difficili da giocare. Riesci a farci vedere il replay della sventaglina di Mignolo, Fabian, per cortesia, che può essere interessante per i nostri amici. Guardate dove spinge la steccata, lui che ha una steccata corta di solito. Avete visto come, che gestualità gli ha dato proprio per dire apriti, ti prego. Eccola lì. Di stretta, Mignolo. E questa? Questa Mamma mia. Ne realizza 10. Cambio palla netto di Achille Mignolo. Tre passate, perfetto Mignolo. Mignolo cambia il colore alle biglie. Dieci punti di una qualità disarmante da parte di Mignolo. Addirittura è stato troppo bravo perché... La biglia bianca è rimasta sul lato destro due del tavolo. Sì, sì. Una fila di secondo. Di colpo in testa Marcolin. La replica a Marcolin. Marcolin ha tercetta troppo piena, rimpalla. Sì. Solo due punti per Marcolin. E traversino adesso per Mignolo. Sì, questo è bello perché il pallino, anche se corresse poco con la sua palla, visto che l'avversario è attaccato a sponda, il pallino gli offre difesa. Darà la forza della corta. Vedi come si è ammazzata la palla gialla. Proprio se fosse stata staccata la palla gialla, sarebbe potuta arrivare al centro, quindi avrebbe fatto la classica difesa centrale. Sì, il fatto centrale. Che era alla lunga lo e il pallino perché si staccava di più. Essendo vicino alla lunga, la sua biglia rallenta naturalmente. Sì, era abbastanza logico vedere questa difesa del pallino. Marcolin passa di fianco al pallino, passa di fianco anche al castello. Che tu non mi hai premiato come previsione, peraltro. È stato molto bravo, socio. Sì, bravo. Sì. Devo qualcosa per... No, era un promemoria. Sì, sì. Gancio per Mignolo, una presa di palla interna potrebbe aumenta anche per star sul 4, dici. Sì. Cioè. La prende nella parte non voluta, la parte esterna. Il giro credo che passi agevolmente. Sì, è un giro da chiudere leggermente. Paolo giocherà il colpo che si gioca quando il pallino non c'è, ad andare verso tra la buca e il 10 e impatterà pallino. Forse la contraria è ingaruffare, probabilmente. Dici la tieni bassa? No. Ce l'ha giocata proprio come avevi detto tu. Bravo Gianluca. Più bravo Marcolin che l'ha parecchio fatta. Parecchio più bravo, sì. Vediamo dove arriva la gialla. È un capolavoro questo qua, mamma mia. Al posto del rosso. Fantastico Marcolin. L'ha presa proprio nel cuore.
questa biglia. Sai perché, Nico? Perché comunque era distante da sponda. Se giochi a mollarle sulle lunghe, rischi di fare vuoto sul pallino e no, fare no, il giro pensavo là. Che giocasse ad andare al centro, ti dico la verità, rispettando la posizione del pallino. Sono 4. Lo puoi portare via anche di 3, però. Cioè, se lo sbagli un po' più sotto, ah, beh, lo, sì, lo puoi portare via anche da 3. È per questo che pensavo, giocandolo di colpo, il pallino da 3 lo rispetti sempre. Ecco, il passaggio te lo pigli giocandolo. Sì, 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 è più leggermente più facile. Anche perché è un modo in cui sei più abituato a giocarlo in quella posizione. Perché in questo modo l'ha giocato solo perché. Io ti dirò, Nico, che in quella posizione lì, se posso, se lo vedo, il centro lo rispetto, perché intanto Marcolin trova la strada del castello anche di Garuffa. 8 punti per Marcolin, che cerca di mettere un parziale dopo aver subito a inizio set. Garuffa per Mignolo, e questa sfila via lunga, 2 punti ed occasione d'oro per Marcolin, che adesso può allungare, può realizzare anche il pallino da 4 dopo aver battuto la lunga, qualora si dovesse sostenere. Sì, qua non ci dovrebbe essere diamante. Il problema, prendendo, se dovesse prendere il 2, di rientrare troppo, ma qua è facile fare la fila subito. Eccola qua. Marcolin al pallino da 4 ci arriva in manovra di 3, ma non lo realizza. Qui gli è partita un po' troppo smollata. Sì, il colpo troppo alto. Sì. Colpo troppo alto, si maltratta meno, diciamo, la palla avversaria, tende a non rientrare. Ti fosse stato un po' più basso, passo, avrebbe fatto pallino di subito probabilmente, e avrebbe realizzato, avrebbe mantenuto più sul centro, sarebbe del rientrata tavolo, addirittura sarebbe rientrato. Mignolo qui non contentissimo, Mignolo, perché realizzare solo 8 punti su questa conclusione con un pallino da 4 già garantito chiaramente non soddisfa le aspettative del calabrese. E tra l'altro penso che il pallino non dia neanche noia. No, è libera, la strada di 3. Ci passa abbastanza lontano, sì, dai, sì. Sia all'andata che al ritorno c'è spazio. Sì, no, ho sbagliato. Sbagliato, ma non sbagliatissimo. Gli avevo dato giusto un punticino in più. Si è leggermente chiusa. Chiusa, sì. In terza. E neanche da dire che non l'ha tagliata, perché questa è la geometria di battuta di 2/3 d'effetto. No, abbiamo visto che le tre sponde chiaramente di misura tendono poi. Ma sai, secondo tratto. Me a me mi è parso lì che ci sia una leggera imperfezione verso destra, quindi che il biliardo tenda un filo a destra, ma insomma, per volergli dire a Maurizio che per dargli un 10 meno, ecco, bricolla. Gioca chiaramente a scendere, riprende una porzione corta. Ma corta, Gianluca, secondo me ha preso una porzione un po' disgraziata, perché sì, se avesse fatto il rosso sarebbe rimasta più bassa la gialla e più alta quella di Marcolin. Ah sì, certo. Fatto i birilli del castello peggiori. Forse peggiori. Ad andare avanti di misura, Marcolin era puntata così come era la palla, 4 punti, ma non lo so se ha difeso, eh? Traversino da guadagnare per Mignolo, ma una porzione sicuramente la vede Mignolo.
da guadagnare, se non ha difeso lì c'è la porzione proprio bella di 3 e mezzo, può giocare anche il pallino 4 se vuole. Sì, può fare anche il pallino 4, sì, nella strada se tiene basso il colpo e batte molto vicino all'angolo. Ha giocato addirittura a girare di 7 Mignolo. Rizza 8 punti, vediamo la forza della bianca se si attesta sotto il castello. Mamma perfetto mia. Mignolo, il traversino dei sogni questo. Sì, 42-41 per le 3 e mezza perfette, a passare leggermente era messa con le mani, c'erano 2 diamanti e mezzo di differenza tra le biglie circa. Scusami, 1 diamante e mezzo di differenza tra le biglie. 2 a mo' di 3 per Marcolin. Sta sul pieno. Ottima Marcolin. Presa di palla. Grande salvataggio questo di Paolo. Dici che ha ancora il traversino? Ma è più staccata la bianca. No, difficile e c'è anche 1,5 chilo di diagonale adesso. Adesso ce n'è 2 di diamanti. 2. Sì. In teoria ma è più difficile portarla la bianca, è staccata da sponda, non si slabra per la via, è più facile che ti rimanga dritta. Vediamo se gioca il falso traversino. Questo è brutto anche il falso traversino, perché è troppo, in quel caso lì è troppo vicina alla sponda lunga per aprirla, troppo lontana, è troppo vicina alla lunga per aprirla, sì. Quindi Mignolo passa all'interno come era ragionevole pensare. E qui già che c'era poteva anche pensare di prendere la palla gigliata e fare... Se la prende un goccio più scarsa fa carambola di pallina e traversino. Dici che non gli gira dietro? Lo riesce a che... Secondo me lo fa di 4. Di 4, sì, sì. Di 4 sponde e fa il pallino da 4. Di colpo in testa Marcolin, giro a ringaruffare. Marcolin lo prende molto bene, ma sul largo, quindi non una porzione di castello che gli garantisce poi un ringaruffamento dentro ai birilli. E qua, come diceva Nuti, il 4 è un peccato lasciarlo. Lo so, ma fai 4 di striscio di scambio, non passi, no, perché passi. La tua si blocca. Sta studiando di giocare la raddrizzata, però è troppo a pari il 4, a levarsi il 4 con la sua. Gioca le 6. Però deve prendere nell'osso. Tutte lì, però mi sembra che è riuscito a far passare lo è passata di striscio o di angolo? Di angolo è passata. Di angolo, è passata corto. A me no, mi è sembrato. Ma ha detto preso, no, vediamo, mi sa, di angolo no, di angolo di prima non esce così stretto. Ha preso la lunga. Mi fai vedere il replay? Con l'effetto a sinistra. Non riesco a capire cosa ha preso. Un goccio di lunga. Non mi ha preso la corta. No, ha preso la lunga, bravo. Ma perché verrebbe l'angolo largo per forza, no lì, l'angolo? Non è che ha tirato l'angolo a farlo largo, a fare pallino da 4 di così porzione... di cattiveria. Paolo, bella steccata. 10 punti per Marcolini, si mette a 55. Non è che dice ha giocato il pallino da 4 e l'angolo largo per portarla in fondo, guadagnarsi il centro con tutte e due. Ma no, io penso che abbia giocato questo che abbiamo visto e confidando di mezzo colpo di spostare, cosa che è successa, le biglie dalla linea di rimpallo. Che l'effetto a sinistra ti chiude lo striscio. Lo striscio. Infatti, sì, forse ha tirato proprio questo. Sì. Ma qui c'è anche il pallino da 4, sì, se dà bene sotto. Sì, gira 4, gioca. Il 4 gli gira dietro, mamma mia, 10 punti per Mignolo, che è andato vicinissimo a una super chiusura. Ma che scherzo. No. Ma come si fa a girare dietro a quel pallino lì? Incredibile. Incredibile. Ma perché è stato troppo bravo, che gli ha dato troppo colpo. L'ha giocata troppo bene. Se la gioca un po' meno bene, lo fa dalla corta quel pallino.
5 a chiudere per Marcolin. Achille ormai deputato a farci vivere dei momenti. Mignolo io lo vedo sempre arrivare a 57 a 58. Striscione per Marcolin, deve fare il rosso per chiudere, 4 punti, mamma mia ragazzi, e non ce ne sono 58 più. 59 via, dai, questa facciamo X ragazzi, no, questa ripartite, dai. Ripartite. Sei qui per fare il 4 che bisogna fare, eh? Bisogna prendere il rimpallo, bravo. E tirano il rimpallo tutto biliardo. Ho il rimpallo, il pelo per il no, tre. Però se tira rimpallo c'è, eh. Non può non andare gioca verso qualcosa sulla non... lunga. A gioca a farlo dalla lunga, lunga corta. Vedi, lunga palla. Rimpallino, pallino. Bravo Achille. Grande chiusura, bravo Achille. Che palla in questo momento. Mamma mia ragazzi. Pubblicità 2-1 Mignolo, no, stanno giocando. Neanche rimpallino. No, è no, uscita. Così è uscita. Se pulì, giocavi frontale dovevi rimpallo. Giocare rimpallo. Pubblicità. Ho battuto sul tavolo. Sì, abbiamo. Mamma mia, che finale! Bello, che soddisfazione vederli giocare così bene. Ma poi dopo arrivano sempre a 57 e 58 entrambi. Cioè, proprio finale drammatico, sempre. Qui, sinceramente, mi sento di dire. Se sì, la perde Achille è un po' più sfortunato, perché dai, dopo quel giro dove aveva realizzato 10 punti, ma aveva girato in modo incredibile dietro a quel pallino. Insomma, guarda, 63-54, 65-58, 62-59. Ma... tempo di gioco. Eh, 24 minuti il primo, 23 il secondo, 15 l'ultimo set. Finale super gradevole, socio. Sì, che sì, gran sì, bella finale. Eh? Che tra l'altro non è finale per noi, perché abbiamo oggi, nella giornata di oggi, ancora due finali da commentare. Quella dei Paralimpici e poi una finale sentitissima sempre, perché sono i più quelli delle seconde categorie. E intanto inquadratura della tribuna. Sono presenti, abbiamo visto una parte della tribuna, perché sì, se Tom girasse inquadrerebbe in faccia il cameraman della Rai, c'è cioè davanti la camera Rai. Stiamo aspettando che termini la pubblicità Rai. Da 1-0 Marcolin a 2-1 per Mignolo. Pace santa. Sembra che non, bello, sembra che non stia neanche a lui. Tranquillissimo Mignolo. E questo vuole arrivare, perché se questo va avanti a giocare così ci fa l'abbonamento alla pool finale, eh? La veggo buia, caro socio, perché non parte più con un giorno in più da giocare. Questo adesso parte nei professionisti e è uno che ha freddo, mi sembra che giochi parecchio bene. Eh sì. E io sinceramente vedere quest'aria nuova, questo cambiamento è anche giusto per lo sport. No, anche giusto per lo sport, ma anche giusto perché se lo merita Kid, perché è tanto che è nel circuito dei nazionali, ha sfiorato i professionisti qualche anno fa. Se avesse vinto la prova di Sant'Antonino di Susa con sarebbe Martinelli già entrato. È tanto che è lì, eh. Tanto che è lì che se la batte sempre per poco. No? E una volta che è entrato... guarda, ti dirò che mi sembra la storia sportiva di Matteo Gualemi. Bravo. Matteo Gualemi. Nico, stavamo pensando la stessa cosa. Matteo Gualemi è stato... ci è voluto degli anni per passare nazionale, quando anche noi in Toscana dicevamo ma quando è che Matteo
si toglie dalla prima categoria, che vederlo in prima categoria, all'epoca non c'era la categoria, c'era la Master prima. Insomma, io sono stato anni la stessa categoria di Matteo e mi scappava da ridere, come tutte le prime categorie toscane, sì, capito? Però gli ci è voluto, poi una volta entrato è andato addirittura a vincere, secondo me, il titolo o il primo anno, subito il secondo anno dei nazionali, sì, nei nazionali c'è stato pochissimo. Un anno? Un anno o due, non mi ricordo, non sono sicuro che ci sia stato solo un anno, però è stato tanti anni in prima categoria, sfiorando sempre, mi ricordo una volta perso una partita incredibile da Albano, quello già nel 2000, eravamo nel 2010. L'anno dopo ha perso con, che l'anno che ho vinto io ha perso con Manzato. Sì, che io nel 2010 io persi da Albano e lui perse da Albano la partita decisiva per entrare, senza nulla togliere ad Andrea Manzato, ma senza giocatore, neanche niente togliere ad Albano, però era sempre arrivata una partita per entrare e poi non ci riusciva, una partita per entrare e poi non ci riusciva, nella classifica BTP arrivava sempre lì vicino ma non riusciva mai. Poi dopo, quando è entrato, ha fatto doveva capire di essere Matteo Gualemi. Ecco, lui doveva capire chi era, secondo me. E qui, intanto, perfetto, traversino di Paolo, calcio per Marcolin, realizza 8 punti. Ma anche in Toscana, a volte, a me è successo tante volte con Matteo Giovane di riuscire a vincergli la partita e alla fine della partita non sapevo perché avevo vinto. Ma io ci ho giocato 20 volte con Matteo, ho perso 19 e una gliel'ho vinta perché a semplice doppio gli ho tirato 3 o 4 fischioni e gliel'ho gattonata, anche perché era l'unico modo per vincere con Matteo. No, io parlavo di italiana. Ci ho vinto una finale, no, a tutti i doppi. Quell'altro sono. Per dirti, ci ho vinto una finale a tutti i doppi all'Accademia. Ti ricordi quando si facevano le prove del FIPOPT? Sì, FIPOTTARSI. No, e che tra l'altro era in casa lì. Io non so perché ho vinto. Sì, lo so perché ho vinto, perché per vincere bisogna farle tutte. No, però ti dicevi, sì, come fai a vincere a questo qui? Sono casuali. Paso doble per Marcolin. Poi impreciso qua Paolo, impreciso, ha toccato invece di fare lunga lunga, ha fatto lunga corta lunga, quindi non ha trovato quadratura. Angolo per Mignolo, forte di colpi in testa, è brutto questo tiro qua, vediamo se va a disfaccio, vedo puntare verso la buca, va di 6, no, ha giocato le 6, no, Gianluca, ha ma giocato che sei matto, capolavoro di Mignolo. Mamma mia, ma ha fatto anche il pallino o no? Perché ho visto una leggera deviazione, mi sono ingannato io. No, perché se avesse fatto il pallino la sua andava verso la lunga, la bianca andava verso la lunga, 2-2. Ha tirato fuori le 6 dalla buca, socio. Si è montato sopra, era attaccata. Infatti mi sembrava di vederlo puntare interno, ho detto ma tira lo sfaccio magari per il pallino che... qui Marcolin non scava bene sotto, quindi non parabola, anche perché doveva parabolare abbastanza, dici, era al bar questa palla qua. Eccolo qua, un altro di quei giri soffici, ma qui la deve giocare lenta per forza, se tira a fare il pallino, se tira a rispettarlo. Vabbè, qui anche se la tira lenta è il problema del rimbalzo, no, non c'è, perché è una presa di palla grossa e poi vicina a sponda, la gioca molto bene Mignolo. Questa palla qua ce l'ha in un modo questo meraviglioso, meraviglioso, ce l'ha bella. I cavalli di battaglia, sì. Ecco, vicino a sponda è proprio gratis. Ecco, una palla che con queste palle si vede giocare pochissimo, si è vista giocare pochissimo. Proprio sì, questa steccata. Hanno poco elasticità. Perché sono rigide. Hanno poco elasticità alle biglie, quindi... Però nonostante abbiano poca elasticità, Mignolo la gioca un gran bene. C'è una velocità di polso che... Avvicendamento arbitrale sul tavolo di gioco. Adesso il Nicola Di Turi, l'arbitro del tavolo è Nicola Di Turi, è andato al segnapunti Francesco Gurioni. Huh.
ci mette sotto la stecca Marcolin? Mignolo. Mignolo, scusa, un po' esimersi da questa possibilità di sfaccio. Secondo te è stato proprio dalla scarsa così? Sì, sono rimpalla. Vabbè, se fa filotto di prima ha fatto il pallino. Però sai che secondo me ha tirato la figura, ha tirato a rispettarlo il pallino. Quello qua inquadrato nell'ambito del segnapunti Francesco Gurioni, che fino a poco tempo fa, fino al set precedente, era sul tavolo. Però Nico, no, non lo so, secondo me la scarsa è già perché passava troppo vicino al birillo per prendere quella porzione. Attenzione Marcolin, attenzione Marcolin. Attenzione, la tiene troppo di Garuffa, va dentro con la sua. Te l'ho detto, questa sponda punti. Sotto corta che tiene tanto. Rispetto alla superiore tiene tanto, Nico. 8 punti regalati da Marcolin. Dici lascia lì? Ma strano, guarda, non l'avrei detto. Sì. Sai, prima aveva tirato bene in quell'angolo lì. Ci vede la figura del buca buca, sì. Luca. Sì, anche perché è messo così, è proprio impostato. Anche se si solleva leggermente, che batte la lunga e va al 5, è bella lo stesso. Però ne lascia tanti. Visto troppo bella io, perché al 5 c'è andato. L'ha vista troppo bella anche lui, Gianluca. Si mette all'acchito, via. Si mette all'acchito. Si doveva mettere 10... giù di mano. Ho capito. Sì, con la sua colpitura, anche se si mette sul legno. Anche se si mette nella buca in fondo, con la colpitura di Mignolo, hai un buon 80-90% di fare 10. Ah, sì, fa la figura, ma. Non lo so se la rivedrà Ma sai, sono scelte ormai ho trovato il modo di nominarle queste palle qua, tanto rimpalla e anche lo fa anche molto bene Achille, scelte emozionali. Ma sai, fossi stato socio di coppia io gliel'avrei tolta da lì. Cioè non avrei neanche sentito ragioni, anche perché gli avrei detto: Achille, batti una palla al punto. Te. No, ma volevo arrivare più in fondo per cercare di capire. Mi piacerebbe pensare, capire cosa ha pensato. No, sicuramente ha pensato che almeno 6 punti l'aveva garantiti e una difesa agli angoli, anche perché prima gli era partita molto bella in una posizione che era obbligata, che trovava. Quindi se la trova intanto Mignolo di sfaccio, 7 punti, lì la puoi mettere dove vuoi, quindi ha pensato. La palla precedente avevo fatto 2, l'avevo aperta poco, ma l'avevo fatto buca buca perfetto. La rigioco perché la posso mettere dove voglio, la irrigidisco di più e la apro. E lì il ragionamento ci starebbe su strada vista la ripercorre. Però è anche vero che il tuo avversario ha bevuto 8, non viene una biglia libera da una super difesa, ti viene una biglia libera inaspettata in mano. Da un regalo, da una disgrazia. Capito? Quindi. E guarda un po' il biliardo, guarda che traversino gli ha fatto Paolo. Quindi, capito, devi scegliere il modo più semplice per fare 10. Perché un solo botto Marcolin l'errore no, deve pensarlo poi che l'ha pagato 8 quelli che ha bevuto e 10 quelli che ha perso, sì. E quindi io personalmente gli avrei consigliato l'acchito, poi dopo è chiaro era una strada vista, però poi dopo non gli è partita la stessa steccata. Guarda che bella anche questa, ha fatto quello che doveva far prima sì. Sì, quando è entrato troppo aveva lasciato quel giro che poi Marcolin ha fatto benissimo di schiacciato da 10 a ringaruffare, l'aveva messa al posto del rosso. Giro per Marcolin, mano sul legno. Però rispetto alla scelta di Mignolo sono sfumature, cioè sono anche sensazioni che hai. Ecco, certo, avere una sensazione brutta al punto per Mignolo ci può essere anche un'altra lettura, che stia arrivando, e sarebbe inumano se non fosse così, un minimo di tensione. Ma quello sicuramente, anche perché adesso
Qui ha preso il 2 brutto. Vede che chiaramente in vantaggio 2-1. Se vince questo si mette a 3. Quindi, insomma, poi c'è da perseguire l'ultimo, a bello, l'ultimo chilometro. Tanto chiede la pulizia del tavolo Marcolin, perché ha notato un po' di residui del borotalco. E qui Marcolin ha ben giocato queste palle. Vediamo se va avanti a giocarlo dalla grossa o se lascia andare la fiondata di scarsa. Gioca la scarsa, dritta, vediamo se riesce a passare dal rimpallo. Non passa dal rimpallo, realizza 8 punti, si mette a meno 2. È facile, prendendo la fila di seconda, lì rimpallare di terza. Da, lui, questa è una steccata di scarsa, intendo. A incandelare. E qui la rigidisce troppo Mignolo. La rigidisce troppo e addirittura credo che rimanga fuori. Sponda che tiene di più di Garuffa, in candela di più. Cioè, tu pensa che io in sala ho un biliardo, ci hai giocato? Se ci pensi è identico, ma identico. Marcolin 10 punti, 12 in totale. Fantastico Marcolin, torna sotto il castello, 3 e mezzo, 12 per Paolo, 43-33. Non si può giocare meglio di così questa palla. Se avesse preso la fila di prima, la battente sarebbe attestata al centro, l'altra sarebbe rientrata un po' di più. Steccata, punto di palla, forza, perfetto. 43-33 in divisione Mignolo, corto. rimane corto traversino per Marcolin. Guarda qui la biglia libera come ha girato l'incontro, sembrava che lo girasse verso Mignolo, perché è un errore abbastanza importante per il livello di Marcolin, e invece forse quella biglia libera ha fatto la fortuna di Marcolin, che adesso realizza 14 punti, si mette a un solo pallino dalla vittoria del quarto set. La biliardo è strano, appena, tra l'altro qua è anche difficile, qua secondo me la deve giocare pensando che quel pallino lì non ci sia e vedere che cosa succede. C'è ancora l'angolo, eh? Ah no, la guardavo dalla zenitale, scusa. La misura è buona, però è una biglia che non fa male. Sì. Faceva poco male anche l'angolo, perché comunque bisognava proprio metterlo lì di dentro al castello, no, e il pallino non lo smaterializzava. Nella mia idea dico, provo a tirare, faccio 14, se il pallino lo prendo bene glielo metto dall'altra parte, staremo a vedere. Anche lui è in chiusura, in tensione, deve far 3. Garuffa per Marcolin, che riprende subito grande confidenza. Grande sequenza di Paolo. 8 punti, favoloso, chiede un time out Marcolin. Quindi in pausa andiamo anche noi, dopo aver rivisto la bellissima Garuffa in chiusura di Marcolin. Parziale devastante da parte del campione di Sesto Calende, 2-2, a più tardi. This championship is being played with the new Aramith tournament set. Featuring a unique molecular structure, it guarantees razor sharp precision and unsurpassed longevity. Unquestionably the best pool balls in the world, this set is available in a TV and a value pack version, as well as in the new My Aramith Range of Ball and Cue cases. Now you can bring and play with the best ball set everywhere you go. My Aramith, bringing new dimensions to your billiards experience.
Championship is being played with the new Aramith tournament set. Featuring a unique molecular structure, it guarantees razor-sharp precision and unsurpassed longevity. Unquestionably the best pool balls in the world, this set is available in a TV and a value pack version, as well as in the new My Aramith Range of Ball and Q cases. Now you can bring and play with the best ball set everywhere you go. My Aramith, bringing new dimensions to your billiards experience. Tutto pronto per l'inizio del quinto set, 2-2, perfetta parità. Da una palla in mano. La partita, Gianluca, è girata lì. La partita del quarto set è girata lì. Vediamo se... Mignolo lo sa, che ha sbagliato a non metterla al punto. Vediamo se ha raccapezzato subito le idee. Achille Mignolo, l'uomo di tre, corto, non si salva. Sì, qui ha giocato secondo me proprio il pelo di biglia e il massimo ingresso. Giro a disposizione di Paolo Marcolin. Marcolin si presenta così, con questi quattro punti. Buona esecuzione del varesino. Paolo Marcolin alla ricerca del suo primo titolo italiano da grande, come si dice. Lui già campione italiano degli juniores e campione italiano master. Di due. Prende una porzione di biglia che gli garantisce una bella difesa trasversale. Con questo pallino che potrebbe disturbare la battuta Marcolin sulla bricolla. Stavo pensando, Nico, ai professionisti promossi. Capasso. È un poco più di un ragazzo. Barbini. Gomez. Nicolas è quello, diciamo, che è un po' più senior, tra virgolette. Nicolas mi sembra che sia un 77, un 6. Però gli altri è bello, sono... C'è Summa che è il fuori quota, ma Summa è un fenomeno, lo puoi mettere dove vuoi. Giro ad andare avanti per Achille.
passa molto vicino al pallino da 4, non lo realizza, realizza anche lui 4 di giro. 4-4 e 2-2. Ma che bello il punteggio. Un'ora e tre quarti di gioco, quasi. Quindi con una partita che, se le premesse sono queste, arriverà prossima 2:40, 2:50. Alle 3 ore, sì. Bricolla per Marco, per Mignolo. Lunga lunga non è questa qua, Avrebbe dovuto prenderla molto più fine per tornare in difesa rispetto alla forza. No, ma qua non gli è proprio partita. Sì, con un graffio la difendeva. Sì, la difendeva. Rispetto alla forza che gli aveva dato, che era effettivamente sotto misura. Giro per Marcolin, mano sul panno, fa un errore Marcolin. Occasione non sfruttata da Paolo. Scusami, mi sono dimenticato, parlavamo di promossi, ma è un altro che ci ha provato per tanti anni e finalmente è arrivato Paolo Infortuna. Che è arrivato, a mio modestissimo modo di vedere, a militare nella sua categoria di appartenenza. Tra l'altro Paolo, ho avuto modo di parlarci nei giorni scorsi, mi diceva che ha perso da Mignolo nel campionato italiano dei nazionali, mi ha detto: compà, non sapevo dove mettergliele, me l'ha fatta da tutte le parti. Simpaticissimo poi, sì, Paolo, ragazzo squisito. La Calabria sta ritornando, Paolo e Mignolo, poi c'è sempre, io voglio ricordare sempre Caratozzolo che è milanese d'adozione, ma origine chiaramente è un giocatore calabrese. Che secondo me deve ritrovarsi un po', ma è un giocatore di grandissimo spessore e parliamo di Natalino Scorza anche, Tanto guarda, secondo me è il passaggio per il Filotto. Sfortunato che Marcolin si è lasciato questo passaggio, perché aveva giocato questa divisione dalla lunga proprio alla ricerca del pallino da tre. È giovane Mignolo, ci vede bene. Sì. Magari vede un passaggio che secondo me io l'ho detta, ma poi la tira lui tanto. Secondo me il socio qua ci vuole Armaduc. Io mi sono buttato, tanto poi chi sta a battere è lui, non io. Mi sono buttato, tanto è gratis. Tanto è gratis. Però se mi capirebbe vederla anche a me dal tavolo questa. Sai perché rivediamo male quei passaggi di socio? Perché non ci poniamo il problema. Che tanto sta a noi, sta a loro, non a noi. Esatto. E anche quando giochiamo lì non ci poniamo assolutamente il problema. Pensare che dalla scarsa ero bravo, era il mio tiro. Adesso ci vuole il cuore di mirarla fuori, Giro di colpo per Marcolin, questo sicuramente meglio di prima, meglio del precedente, nonostante sia stato anche molto più difficile del precedente, in cui era mano sul panno e le biglie relativamente vicine. Hai notato oggi, socio, come sono molto più serio e composto in postazione di commento? C'ho il controller dietro e non mi posso esimere dalla tranquillità. Sullo stretto questa mezza garuffa di Mignolo. Bricolla per Marcolin. Anzi, decide di andarci di tre. Presa di palla in apertura per Marcolin.
e tre sponde di calcio per Mignolo. Vediamo con che forza, se decide andarci di misura, decide giustamente di allungare. Mignolo realizza quanto più si poteva realizzare su questa tre sponde. Vediamo se il termine corsa è fortunato per lui, ma sembra che i centri delle due biglie vedano la lunga, quindi gira a disposizione per Marcolin. Aveva giocato uno scorrente prima, l'aveva fatto largo, lo rigioca, si corregge benissimo. 8 punti per Paolo Marcolin, 19-10, scatolina allargata per Mignolo. E qui entra troppo, non lascia lo stesso tiro pari pari, non realizza neanche il pallino da tre, che avrebbe sicuramente aumentato il suo score e forse gli avrebbe fatto trovare anche una difesa migliore. Eh sì, perché la sua si sarebbe chiusa verso la lunga. Marcolin si guadagna un buon 2, avrebbe fatto questo fondamentalmente, e anche una difesa diagonale. Sto pensando oggi in quel di Cosenza, adesso non ricordo bene il paese, mi viene Rende, ma non so se è Rende, a Cosenza e a Sesto Calende, che cosa sta succedendo? Lì sono lì, se li buchi non esce nulla. Al Massè ci sarà organizzazione di maxi schermo con... Sì, chiaramente... parte quelli che sono venuti al Palais, perché sì, no, io dicevo Cosenza perché è un po' più distantino. Sì. Paolo è un'oretta da qua, sì, è anche infatti rientrato, mi ha detto. Tornato nel pomeriggio di ieri. Sì. Insieme chiaramente a Gargiulo. Quello sempre. Mai. Gli mette la copertina prima di dormire. Schiaffo per Mignolo. Qui buona notizia per il calabrese, perché poteva, l'errore è stato sul rimpallo e già lì sinceramente al 20 non è che mi trova tutto questo grande accordo, ma l'ha preso proprio dall'altra parte. Sì, ma quando eravamo a Ragusa mi disse: no, ma anche i miei genitori sono tranquilli, tanto sono con Paolo. Tanto son con Paolo. Dormo. Il sonno non l'ho perso. Strano, guarda, c'è Gargiulino, l'abbiamo sempre visto sveglio in questi giorni. Girone per Marcolin, che si fa buono anche l'impatto col pallino. Girone che sembra un po' stretto, vediamo se si allarga. Solo 2 punti per Paolo. La notizia peggiore per lui, che si è alzata tanto. Sì, la ma mi dà l'impressione qua che abbia studiato proprio. Lui ha perso il cambio palla, perché secondo me ci ha tirato proprio addosso, giustamente, a quel pallino lì. Non penso che si sognasse di fare il girone. Non credo. Traversino di misura per Mignolo, che trova una strada perfetta verso il rosso. Vediamo se trova anche la forza. Solo lungo. 10 punti. Oddio, non era proprio nella condizione migliore per tirare. Per bisognava tirare metterla subito dietro il rosso, perché non c'era tanto margine. No, pensavo il perché non gli abbia dato un po' più di forza, considerando la posizione del pallino che lo difendeva ancora. C'è una simil Z. Una simil Z, una. Anche una lunga. No? Era brutto, cioè erano di quei traversini che andavano guadagnati. Marcolin apre troppo o poco per giocarlo di seconda, forse l'ha aperta poco perché stava giocando di seconda. Sì, ipotizzare un passaggio in terza era ingombrato dal pallino, il filotto di terza, o passava proprio. Questo è il set da cardiopalma della svolta. Della svolta.
sembra che ci arrivi male anche con lo steccone. Il mezzo chiede, infatti. Cioè che ci arrivi male anche con la stecca allungata, con la prolunga più lunga. Come la giocheresti? Con lo steccone questa brutta. Quindi di un passaggio? Il fatto che di un passaggio ti metti una zona di lunga. Ma gli dà proprio la forza della corda. Sì, no, no. Se gli do quella forza lì, se gioco di un passaggio mi tutelo con la corta. Esiste la soluzione di misura, ma penso che a quest'ora mi cadrebbe la stecca dalle mani, quindi. Anche perché poi tutto sommato la forza mi più bella. No, no, batte forte. Come intenzionato di con la sponda qua gliela inchioda. Ma più che altro ti sostiene un po' peggio anche, Sai Nico, non è mica detto, perché comunque la tocchi appena con lo steccone, poi dipende. È sicuramente un'esecuzione meno controllata e meno controllabile. Giro per Marcolin. Vediamo se decide di appoggiare la sua alla lunga. Può battere anche traversino, Nico, infatti. Oddio, non era mica bello sto traversino, con le carte viste. Ma guarda, il bello era proprio un'altra cosa. Sì. Perché ha preso il 2 stretto, non era... Ah no, ha preso il 2 stretto, si poteva prendere il filotto. Ma momento di impasse, che può capitare anche a due campioni come loro, dal momento che la posta in palio non è proprio poca. Ci si avvicina anche sul finale. Tra l'altro non so se ci stanno pensando, ma c'è anche un'altra posta in questa partita qua. Per Mignolo? Sì, per Mignolo sì. C'è la partecipazione al campionato europeo che si svolgerà dal 4 al 7 agosto in Danimarca. Sì, Paolo è già qualificato, non so poi come avviene il ripescaggio qualora dovesse vincere Paolo, a chi andrà di diritto il posto per il campionato europeo. Girone per Marcolin stretto, tutto sta a vedere dove termina la biglia gialla se non concederà un tiro frontale, credo che sfili via dietro al pallino. Non so se questo campionato italiano fa classifica anche per il mondiale o prendono no, la no, classifica no, precedente. No, per il mondiale è già fatto. Sì, già sì. Fatto. Giro per Mignolo troppo stretto, si guadagna una difesa diagonale, ma è meno corre la bianca, adesso meglio è per lui. No, credo che Paolo abbia lo sponda palla, liscio anche con l'effetto esterno. Sì, sì. Guarda, mandiamo lo Strator Fabian. Sì, è ufficialmente arrivata la tensione da finale, ragazzi. Sicuramente questo set è rispetto a livello tecnico dei primi quattro leggermente inferiore. Sai che se sta sui quattro stretti c'è anche la Z bella qui per finirgli dietro a quel pallino. Una smolla, Gianluca. No, c'era proprio piena, sì, perché l'ha fatto stretto, c'è andato dietro. È stato giustissimo stare in tolleranza lì. Sì, è quello. Sai che cosa? Che non ha neanche difeso, Nico. Questa è la cosa grave. La vede per lo sfaccio e l'apre troppo Marcolin, e come non l'ha trovata prima Mignolo, non la trova a sua volta anche Marcolin, e adesso probabilmente si è anche un po' inumidito il biliardo, anche perché c'è un quantitativo di gente importante sulle tribune. Faccio per Mignolo per ritrovare fiducia, punteggio e vantaggio. Due punti anche aiuto per lui. Solo due punti anche per Mignolo. Ci sta che abbia davvero cambiato un po' la resa al tavolo. Però stanno un po' più affondando Gianluca. Adesso. Secondo me non è tanto la resa, perché prima
partivano entrambi steccate belle fiondate, dove le biglie rimanevano dritte. Ora effettivamente stanno scavando un po' di più, perché la tensione, e perché non la molli la stecca, ti parte o ti posso partire steccate più rigide o steccate un pochino più morbide. Pallino da 4 per Marcolino, gli gira dietro. Non lo so, bravo socio, che occhio. Sì. questa però si vedeva parecchio. Ma guarda, allora, se fosse rimasta questa, ti sei affidato a questa telecamera, e questa non la guardo più, alla telecamera frontale. Poi siamo andati sulla soggettiva e mi sembrava che andasse un po' più vicino, perché questa è proprio messa bella in mezzo, gancio sul largo e qui paga sfaccio. Questa la doveva un po'. No, l'ha tenuta dentro. Qui chiaramente Mignolo sul largo, perché voleva evitare quell'impatto col pallino da 3 che avrebbe regalato a Marcolino una conclusione di raddrizzata con le biglie molto vicine. Sì, diciamo che sfaccio. Achille sta cercando di conservare questo tesoretto di vantaggio di 6 punti. Adesso posata anche la stecca Mignolo, quello che non è riuscito, che era riuscito a fare Mignolo di gancio, non lo evita di 2 a mo' di 3 Marcolin. Sai che ce l'ha ad andare avanti, a spostarsi non lo so, ma ad andare avanti ce l'ha il filotto. Ma secondo me lo fa anche se si no, non si sposta, squarcio. Sì, secondo me ce l'ha dritta ad andare avanti, anche a saltargli, potendo, non tanto perché sennò rischia di rimpallo, ma un pelo addosso. Solamente che tirando troppo forte si allarga di più. Ecco, la forza che te la fa chiudere meglio sono le due. No, anche perché la deve tenere a 3 passate, perché quell'altra non rientra. Quindi la deve mirare abbastanza dentro. Prendere il 10-11 per farlo. Esatto, vedi che gli doveva saltare leggermente addosso. Sì, è vero. La forza bassa gli ha dato la possibilità di controllare al meglio. Grandissima esecuzione questa di me. Bravo, bravo Achille. Più 9. Però Marcolin la vede, ma è lì. Biglie distanti 3 metri. Entrambi, sì, andrà via con la gialla, dici, o viene, no, viene via con la bianca, scusami, con la bianca. No, è andato via con la gialla. Allora era staccata. Sì, ma non è che fosse staccata. Sai, anche molto bene. La possibilità di andare via con quell'altra, visto la posizione del pallino, era meglio. Quello sicuro. Tra l'altro ha ottenuto una bella steola che credo... Ah, va addirittura la bricolla a scendere. Sì, anche un po' il tiro che ha giocato meglio, uno dei tiri che ha giocato meglio, quindi, e va avanti a giocarla bene. Un ottimo riquadro questo, tiene quasi 2 diamanti dal castello, tutto da guadagnare quello che farà qua Marcolin. Penso giocherà di seconda a passare il castello. No, qua può dargli anche le 2, può anche dargli le 2 corse. Ma dici se è fatto buona anche potenziale pallino da 4? Ma anche sì, e poi comunque con quella distanza... Perché se la stecchi più rigida puoi fare il pallino da 4, se la smolli un po' di più e la abbassi di forza, il pallino da 4 gli passi più lontano. Sempre il pelo di biglia, 2 punti, questa troverà rimpallo. E non è una buona notizia per Mignolo. 46-37... No, non c'era tanto, questa, ma questa non mi è piaciuta. Achille deve badare. Ecco, Achille, guarda, proprio se vogliamo, forse negli ultimi 20 punti si può ora fare meglio. Si può fare meglio, in effetti, poi le partite se le ha un po' imbruttite, no? Diciamo così, un po' per scelta, un po' per sfortuna, però.
10 punti per Marcolin, 47-36, ma subito l'opportunità, dopo la prima opportunità per portarsi in chiusura, ce l'ha Mignolo. Che qui anche brutto e fatto male, necessita di fare il filosofo. Sì, ma deve portarsi a un pallino. Attenzione, attenzione, attenzione. In questo set l'ha fatta proprio da padrona la tensione per entrambi, ma forse se proprio devo scegliere uno che sta soffrendo un po' di più adesso è più Achille. Cambiato proprio anche l'espressione del viso. Marcolin entra troppo. Oddio, la sofferenza secondo me adesso è meno vistoso questo come errore, ma stanno bene tutte e due. Mezza garuffa, vediamo il termometro di Achille Mignolo. Va nella sua zona comfort. In divisione, bravo Achille. Perfetta. Perfetta questa, bravo. Imperativo qua salvarsi per Paolo. Purtroppo non ha libera l'altra parte, quindi la sponda corta in basso, che sennò sarebbe stata scelta. Infatti il pallino da 3, vediamo dove va la sua biglia. Va nel quadrato superiore. Questo è un altro termometro di questo. Qui però non di la può giocare nel modo in cui piace a lui, qui la deve colpire, la deve far viaggiare. Sì, ce l'ha, deve dargli un filo più di forza. Sì. È così. Bravissimo Mignolo. 8 perfezione di Mignolo. 57-50. È una bella garuffa su cui Paolo aveva pochi punti per salvarsi. Una bella capacità di togliersi gli errori di dosso. Sì. Gancio per Marcolin, sta sullo stretto, la forza sembra buona. È lei. Il problema adesso è per Mignolo. Sì, imperativo per lui pensare a non rimanere di una soluzione dove può pagare il 10. Sull'incastro pieno avrebbe a tutto il castello buono e il pallino, quindi se facesse il largo potrebbe realizzare anche pallino da 3. La prendi di prima e la ricalcio. L'ha presa 7 volte. Ta. È tutto sommato, è tutto, buone notizie tutto per bene, lui. Tutto bene. Sai che qui Paolo gliela potrebbe lasciare anche andare. Anche perché o prova la misurissima. Sai che qui Paolo se la sta andando a guardare? Sì. Se fa il 2 di sinistra può far filotta al ritorno. Non lo possiamo sapere. Ne avevamo già parlato a San Vincent di questa palla non qua. Non è detto. Della Goriziana, ti ricordi? Non è detto. Non è più la guarda e più la tira di misura. Sì, la fucilata è un dentro fuori, la misura potrebbe non esserlo. E se no alternative dalla lunga. La lunga non va vicino a Palbino. No, prende di sotto. Disfaccio. Sullo sfaccio. Eccola qua. Bravo Paolo, che bella uscita. Grande uscita da parte di Marcolin. Se leva anche lo sponda palla liscio sulla lunga di destra. Come prima, adesso quello che prima aveva di bricolla ce l'avrebbe di gancio. Ma libera la lunga, dici? Imperativo per Mignolo non rimpallare, potrebbe rimanere di filotto. Ha l'effetto buono. No?
La ponderà bene. Altrettanto bravo Achille. E si è visto proprio dalla camera di Fabian la difesa, vediamo, dalla camera di Tom la difesa, se ce l'hai ancora quell'inquadratura Fabian, eccola qua. Tre sponde? O tre o cinque, se tengono la filosofia, la tre. Cinque non hanno tirate. Neanche una, neanche una. Addirittura stanno quasi pensando di allontanargli, di andare al volo. No, ma qua non ha senso. Sullo stretto Marcolin difende. E come difende? Questo pallino anche a impattarla piena non ci si... Non ha a ritornargli indietro. No, va via, va di volo. È che qua adesso... va di volo, dicevo, di volo. Di colpi in testa, risucchiare a pallino. Risucchia a pallino, sembra tanto distante. Adesso Marcolin si è messo in un'ottima situazione per poter... Però può fare il pallino da tre se non il palla di giro. Molti più punti vuoti questa palla che... Però il pallino da tre sulla traiettoria larga o giusta del giro, quindi come scarseggia, se la prende piena rimane lì, è un passaggio un po' limite. Neanche prenda il 5 della corta. Per fare anche il pallino un po' più giù, sai Nico. Al volo Mignolo, vediamo se chiude. Eccola e lì. Chiude Mignolo. Bravo. Fantastico Mignolo. 60 a 50 il parziale del quinto set. Ce l'aveva un come ce la fa vedere dall'alto questo replay? Appena più avanti, tra il 3 e il 4. Tra il 3 e il 4, sì, in quella zona lì comunque. Il 5 lo faceva pieno, socio. Sì, avevo preso. No, ma avevo paura per il 5, per la palla piena, perché ci si ferma davanti. Sì, sì, certo. Pubblicità. Stavamo ragionando che il punto marcio di quel tiro lì, lo scarso di sicuro se non fa pallino da tre le lascia lontane, cioè fa il giro largo le lascia lontane. No, lo scarso fa il giro stretto. No, se la prende più grossa, scusami, batte un po' più verso la buca e non fa il pallino da tre, gli passa gliela sopra, lascia lontane. E quello non è il marcio, quello no, è il buono. No, appunto. Il marcio è tutto lo scarso esterno, diciamo. Anche perché poi dopo... Salutano gli arbitri intanto la nostra telecamera. Caristi, non ricordo l'arbitro, ma anche arbitrato tante volte, che ha un vocione l'arbitro centrale, e l'altro è il signor Liso. Sì, sono... O Tiso, non me lo ricordo. Insomma. Sono stati davvero tantissimi gli arbitri, la squadra arbitrale con i direttori, 33 arbitri, 7 direttori di gara. E degli splendidi attori di questo campionato italiano, uno è sicuramente quello che avete visto inquadrato, Achille Mignolo. Vediamo l'espressione, fagli un bel primo piano, vediamo un po' come... E se prende lo spicchio della corta, socio, si salva? Perché fa un angolo strettissimo, ma perde forza se prende la corta. Oddio, era brillante come esecuzione. No, la forza di è partita bella. Ma lì il problema che aveva è la classica posizione che quando non ti salvi di solito lasci il dritto, che era quello da non lasciare a un Marcolin che gli manca 10.
il pallino tutto sommato era attaccato, quindi gli faceva meno gioco per la chiusura Marcolin. Due uomini di tre per Paolo Marcolin. 2 ore e 4 minuti il tempo di gioco di questa finale. 20 minuti a set, dai, più o meno. Hai il tempo dei set, Fabian? Tanto mettilo dopo questo tiro. Uscite per l'angolo, deve mirare internamente questa Mignolo. Vediamo se si allunga di angolo, la caratteristica di questo biliardo, sì. Apre con una marcatura da 8. Hai dato il premio dalla parte della ragione, cioè il fatto di mirare all'interno. Sì, sì, un po' più lungo il quinto set, 28 minuti. Di minuti, sì. Poi una media di 20-22 minuti a set. E qua Paolo ha il problema che è Mancino. Quindi è andato a prendere l'artiglieria pesante. Sì. Di fianchetto Marcolin. Entra troppo. Mi sa che uscirà dall'altra parte. C'era quella canzone come prima, più di prima, però qua lo può anche cercare alternative. Però l'ha appena tirato bene. Ma era un altro. Sì, era un altro. Quello partiva stretto, qui partiva molto largo. L'ideale era poter giocare un gancio, ma non aveva posto. Esatto. Poi qua, partendo sul largo, doveva saltare in mezzo con la sua. 8-0. Preferito allontanarle, giustamente. Faccio di Marcolin, vediamo se la sua si rifugia dietro al pallino parzialmente. Esiste anche l'angolo di mezzo colpo protetto nel tragitto della battente dal pallino, da diminuire di forza, giocare quasi senza effetto. La sua si dovrebbe mettere proprio al centro della corta qualora scegliesse in questo senso. Bellissima telefonata proprio in punteria, questa fantastica. C'è sempre. Sì, il fatto di togliere d'effetto ha preso solo un goccio grosso, ma il fine corsa della palla è sempre in quel settore lì, quello che va in quella posizione, quello che va dal centro al 15. Sì, il fatto di togliere d'effetto non te la fa chiudere peggio, però te la stabilizza molto di più. È anche vero che lì la palla in teoria arriva già da un angolo, la smezzata arriva già da un angolo ideale per l'angolo, lì la presa grossa. Ci prova Marcolin. Uscire dal pallino e poi a rientrare su questo sfaccio. Mamma mia, Marcolin fa la cosa difficile. Ma cosa ha fatto? Ha fatto la cosa difficile, Paolo. Infatti un po' di rammarico. Ma cosa ha fatto? L'ha aggrappata troppo. Ha preso il 2 di prima? No, ha preso il 2 di prima, ma soprattutto l'ha preso proprio pieno. Sì, il 2 dalla parte perché grossa. Perché se lo graffia il 2, poi ha sempre modo di fare 13. Poi, ma c'è parte delle volte si fa anche 15. 15 perché sbirilli. In controllo Mignolo su questa garuffa, un po' ballato adesso con la bianca lì. Sì. In finezza Marcolin a riportare la gialla verso il pallino da 3, presa un po' scarsa. Sì. Ma chiaramente era parte di ragione del tiro prenderla scarsa. Sereno comunque Paolo, non
di 2, avere tutta la battuta libera non sarebbe male. A fare il cambio palla di palla grossa, palla piena. Eccolo qua. Perfetto. Eccolo qua. Perfetto, Mignolo. Sì. Aveva anche questo pallino in protezione. Quando la palla a quella distanza lì, piuttosto che sforzare la smezzata, è sempre meglio questo, perché la smezzata, anche se lo sai che devi aumentare un po' la forza quando prendi mezza palla, spesso e volentieri paghi traversini. Sì, poi aveva anche questo pallino in protezione sul lungo, quindi qui Marcolin la prende al contrario e lascia questa buona opportunità a Mignolo, che si augurava di avere un'occasione con le biglie vicine, anche se è un angolo che deve allargare, ma sì. Diagonale basso. Sì, la diagonale sarebbe questa. Sì, gli deve saltare addosso neanche tanto poco. Al limite, eh. Di prima a ingaruffare, a stornare. Eccola qua. Ha giocato le 4. A riguadagnare secondo il quadrato. Secondo me ha giocato di prima a ingaruffare. La sua faceva lo stesso disegno. E quell'altra... Accidenti, ma... La sua invece di venire al centro sarebbe venuta più verso la parte destra. Ah sì, ho capito. E quell'altra avrebbe fatto l'angolo di prima, avrebbe incaruffato. Sì, non si vede quasi mai, per questo ora l'avevo poco a memoria, ma mi è tornato in mente. Sì. Su arriva all'incirca al secondo diamante, sì, giusto? Sì. Il Marcolin, non vedendo altre soluzioni, vedendo... Attenzione, vediamo il pallino dove spinge la bianca, no, non lo tocca. Non vedendo una soluzione standard difensiva, decide di tirare sul pallino anche per vedere dove sta la stellina. No? Direi un buon segnale per Marcolin, se voleva sapere. Si fida, Mignolo, parabola. È partita bella. Gesto tecnico è importante. È partita bella. L'uscita altrettanto importante. Capolavoro di Mignolo. Bella roba che gli è partita. Di candela d'effetto, molto delicata questa conclusione per Marcolin. Deve far rientrare. Altrettanto bella l'uscita di Marcolin. Mignolo, che qua c'è, però, c'è il rischio che se entri tanto, vabbè, fai i birilli. Però se prendi il punto marcio, ti appoggi al pallino, puoi pagare il traversino. Questa è brutta. Questa è brutta anche perché se entra può fare il pallino a 4 dalla grossa scivolando, ma il pallino poi ti ferma lì, paghi il traversino. Qualcosa bisogna tirare, mi sembra, la regola dice questo. Fatto un simile accosto con Paolo che è mancino da quella parte, ma bisogna che la tiri, Gianluca. Non può tirare l'accosto con la speranza di avvicinare. E infatti vedi che l'ha allungata, non ha tirato, non ha preso una posizione di media proprio brutta, No, allora vediamo se Paolo alle 5 sponde. Sì, alle 5. Sì, ce l'ha proprio, credo proprio puntate, precise. Sì. A meno che non gli allarghi tantissimo l'impatto con l'angolo. Non ha a disposizione, però secondo me il pallino in arrivo. No, sul rosso dovrebbe farlo. Mm. Sì. Sullo stretto va dentro, sì, sul rosso lo faceva. Grande esecuzione questa. Bravo, eh? Paolo. Quasi meglio così. Si aveva proprio l'impatto pieno del pallino sul largo nel castello. Sul rosso sarebbe andato di fianco, sarebbe stato proprio al limite. Però un'esecuzione maiuscola da parte di Marcolin. Poco pagata per quanto bella.
ben steccata, ben controllata. Quindi ingresso di 2 o va di sponda palla per il pallino da 3? Ingresso di 2. Bravo. Non aveva modo di avvicinarsi a sponda. Poti, no, era troppo vicina. Sì, per avvicinare la sponda l'avrebbe dovuta giocare proprio di massimo effetto. Sì, però. E forse non basta. Questa se la deve guadagnare Paolino. Deve sparare nel vuoto di sfaccio. E passare sul 2 della Goriziana. Così. È rientrata buona ormai. Buona marcatura per Paolo, 8 punti, 4 di Castello e 4 di Pallino. 21-16. Adesso sono tornati in un livello di gioco super notevole. Super notevole, bello. Bello, sì. È partita bene. Il quinto set hanno fatto dei passaggi un po' a vuoto sul 30 pari. Sì, ma anche perché se ci pensi il quinto set al 4 su 7 è uno davvero dei set chiave. In accosto per appoggiarsi al pallino e non lo fa di 3 e né lo fa di 4. Almeno così mi è sembrato. Il fatto che adesso ci finisce dietro a muro quel pallino. Avrebbe voluto prenderla piena. Ma a muro no. No, perché l'aveva scarsa, sì. Non ce l'aveva. Non ce l'aveva neanche per marcarlo, però mette la sua in mezzo al mare. Mignolo sta valutando se dalla lunga, nel tragitto più breve, può arrivare a prendere la biglia di Marcolin. Più che altro il tragitto più frontale, più facile da leggere. Poi tra l'altro qua, guarda, non è neanche che possa giocare l'accosto, perché Paolo è mancino. Io stavo pensando proprio all'accosto dalla corta. No, gioca di effetto, quindi... Prenderla davanti è l'unico salvataggio, prenderla piena e buttarla in fondo. Così è proprio la parte peggiore. Sì. Lasci traversino e pallino. Qui la può giocare anche di traversino a girare, no? A girare di 7. Sì. L'angolo è più bello con la forza aumentata anziché con la forza controllata. Sì, perché con la forza non rischi di prendere il rimpallo subito, perché quando l'angolo è così alto rischi di levare immediatamente di rimpallo. Quando la gialla passa Castello prende l'altra. Invece se aumenti la forza passa prima la gialla. Invece l'ha tenuta bassa di forza. Mamma Paolo, questo... È a discapito della marcatura e della precisione sul Castello. Sì, perché... Qui questo è uno dei pochi tiri che aumentando la forza ti viene più facile. Sì. Ti torna? Guarda, me lo ricordo, feci un errore così con Gatta a Succivo. Ero tesissimo, lo so quella cosa lì, no? E non ebbi il cuore di tirarlo forte, tirai un traversino che non sembrava un passaggio. Qui Paolo forse la doveva vedere più come un'occasione per scappare, invece è sempre un po' intimorito, vuol sempre mantenere il gioco in mano perché chiaramente non si fida di lasciare il gioco aperto. Qui la graffia e prende il pallino da 4. Tutto a posto. Sì. Vediamo dove va a posizionarsi il pallino, perché potrebbe avere un'occasione d'oro adesso Marcolin. Sì. Lì è bello. Lì è bello per questa angolazione. Giro per Marcolin di schiacciata. Solo gli stretti probabilmente, non ci va dietro. Aiuto. Questa è larga. Questa è larga, Paolo. Vediamo se arriva dietro, Paolo. Questo è un errore grave per Marcolin. 23-20. Che bisognava un errore farlo dalla parte contraria. Paolo lo sa che ha fallito. Gli è partita anche dal sonoro delle biglie, gli è partita una steccata
In Toscana si dice racchia. Quattro, tanto per cambiare. Buon per Marco Lin, che adesso con il braccio freddissimo, perché erano svariati minuti che Mignolo non aveva l'opportunità di battere sul frontale. Mignolo fa 4. Però due occasioni che Marco Lin ritirerebbe volentieri, quella di Travezzino e soprattutto secondo me quella di Giro. Sullo stretto Marco Lin. Adesso magicamente in questi momenti della partita il castello si restringe e assume la dimensione. Sì, 5 birilli diventa un solo birillo. Sì, eh? Specialità un birillo. Bricolla per Mignolo. Buona presa di palla, buona difesa. Sì, da quell'angolo lì è sempre stato sulla presa larga diminuita di forza. Prima aveva fatto un errore abbastanza vistoso. Tutti gli angoli, Gianluca. In genere questo scivolamento della lunga ti porta. Difficile aver visto una bricolla che l'aggancia. Agganciata sulla lunga, stretta. Sulla stretta. Sì, proprio per una correzione in eccesso, magari qualcuno si è visto. Ma. Chiamato a salvarsi di due, Marcolino. Si è salvato bene. Quattro arriva. Si è salvato bene. Perfetto, Marcolino. Bravo Paolo. Grande uscita. Adesso si stanno badando, si stanno legando entrambi, eh? E qui proprio mossa contro mossa. Questa sta proprio diventando una partita a scacchi, eh? E guarda la risposta di Mignolo. 4 punti su 2 a mo' di 3. Che livello, ragazzi, che livello. Bricolla per Marco Lin. E nel frattempo è andato a ricaricarsi con un po' di zuccheri. Non la vede. Tira un passaggio a parificare al 20. Anche perché quel pallino forse lo disturbava un po' sulla bricolla. Ora non l'abbiamo analizzato, ma... No, no, ma tra l'altro l'ho visto male anch'io, perché io pensavo avesse la porzione di un passaggio, ma corto, non così, che avesse così sfogo dalla battente. Bricolla. Gli conta i giri. Eccola qui, l'abbiamo chiamata la bricolla sullo stretto, ma bisognava giocarla con questa forza, proprio in questo modo. Perfetto Mignolo, che li vedo, ragazzi. Fatto vedere proprio che sanno colpire bene, ma sul gioco misto non è che se la cavicchiano proprio male. Ma male, secondo me hanno giocato meglio sul misto questa partita qua, davanti rispetto agli standard a cui ci hanno abituato in questi giorni. Hanno giocato un po' meno bene, no, anche perché hanno avuto molte meno occasioni, quindi e quelle che hanno, sì, no, ma anche quando sono capitate abbastanza limpide, diciamo che qualche errorino in più si è visto. Insomma, qualche difetto bisogna trovarglielo a questi ragazzi, perché sennò Per ora, guarda un po', altro che difetto. Che livello, ragazzi, adesso se le stanno dando di calcio. Sì. Guarda, guarda il punteggio, 2 a 3, 3 3 3 2. Posto. Di candela Mignolo. Anche questa c'è da contargli i giri, eh? Eccolo lì, punteggio di questa splendida finale. Curioso, eh? La tira a portarla giù al pallino, non si fida della misurissima Mignolo. E fa il peggior birillo che potesse fare.
però forza non è malvagio, eh? Eh no, e qui Paolo, pensare di fare filotto di prima è quasi impossibile. Uno tira di rientro, si deve prendere un po' di margine, no? Oppure dico... No, no. Mamma mia, Marcolin! Favoloso Marcolin! Così, mono punto palo. Lo tira via di prima. Favoloso Marcolin! Che spettacolo questo. Da delirio Marcolin. Questa c'è. Da arresto questo. Da arresto. No, cos'è che dicevamo di Giachetti? Illegale. Illegale, sì. Che steccata. Che roba gli è partita a quest'ora. Sotto 3-2. Mamma mia, Paolino. Già il fatto che Aki abbia visto la cosa e abbia avuto la forza di alzarsi, cioè di tirare, di non tirare da non convinto, è una assoluta nota di merito. Due a mo' di tre per Mignolo. Che gioca bene in copertura anche questa. Vediamo se gli dà il premio del pallino da tre. Favoloso. Perfetto. Che risposta di Mignolo. Qualitativamente forse il set più bello. Leverei il forse, caro socio. Al volo Marcolin, dalla lunga di destra. Vediamo se arriva di forza, sembrerebbe di sì, anche questa. Guarda che castagni dal fuoco ha tirato fuori Marcolin qua. Guarda che questa è di una bellezza disarmante. Hanno fatto 10 colpi consecutivi, uno meglio dell'altro. Tre sponde di calcio per Mignolo. Mignolo sul rosso. Io non ho più aggettivi per definire questo set, Gianluca, non so se ce l'hai tu. No, noiosi. Noiosi può essere un aggettivo. Di gancio ce l'ha? Sembrerebbe di sì. Sì, sì, ce l'ha, dai. Sì. Ci passa istante. Anche perché sinceramente non però, se lo diminuisce di forza, comunque batte con la sua, batte corta lunga, ritorna verso il centro del tavolo e quell'altra si allarga. Ma forse la vediamo male noi da qua, sai, Nico. E lì? Ce l'ha. Se fosse entrato di più, l'altra avrebbe fatto il traversino più largo, ma la battente si sarebbe spostata verso il centro del tavolo, era abbastanza equilibrato. Forse dalla... c'è passato tanto lontano. No. Oddio, vicino no. Vicino... Cioè, tanto vicino, lontano no. Più l'entrata c'è. Fammi vedere dalla frontale. C'è. È al limite, ma c'è. Sì, ci devono essere 3-4 punti. Ma vede palla? Sì, la vede, ma poi tiene giù la stecca. Mio. Gli è venuta voglia. Ma di sponda palla. E secondo non me... non se l'è sentita di rischiare. È una saggia decisione. Questo ingresso. Anche perché a non rimpallare si tutela con la distanza. Ci mette sotto la stecca Paolo, si fida. Sullo stretto. E qui Achille gliela molla. Tanto non lo prende subito il pallino. Quindi qui gliela lascia andare, perché il pallino non dovrebbe costituire pericolo nel fatto di prenderlo subito, quindi di arrivarci addosso a 200 all'ora.
Mignolo gli parte, no, Reale, ma... Reale gli è partita questa. Fa voloso Mignolo, 13 punti, si mette a meno 4 dal titolo. Ma che scherzi davvero. Sono agitato io per loro. Marcolin decide di andarci di calcio, giustamente, perché deve attaccare e difendere. E Marcolin prende il castello, ma è lungo il match point adesso sulla punta della stella, della stecca di Achille Mignolo. Mignolo adesso vediamo quando gli arriva l'aria ai polmoni, perché può avere anche buono il pallino di ingaruffata, eh? Ingaruffa lì, l'abbiamo visto prima. Respirone per Mignolo, il tiro più importante della sua carriera. Vediamo se chiude. E chiude Mignolo! Campione italiano dei professionisti, Achille Mignolo. Una storia di sport meravigliosa. Fa voloso Achille Mignolo, è il nuovo campione italiano per la stagione sportiva 2021-2022. Fantastico, un secondo posto ai nazionali che poteva essere un primo, una finale drammatica. Questo ragazzo, dopo aver perso una finale così drammatica, ha avuto la forza di vincere una semifinale con Andrea Quarta in modo perentorio e nel vincere poi la finale del campionato italiano professionisti. Achille Mignolo, campione italiano dei professionisti. Bravo Achille, ma bravo anche a Paolo, che ancora una volta deve aspettare per cogliere il titolo che conta. Qui un titolo che conta l'ha sfiorato qualche tempo fa in finalissima al Grand Prix di Goriziana. Noi chiudiamo il collegamento. No, allora noi andiamo avanti, potete seguire tutti gli highlights e poi andiamo fra qualche minuto poi direttamente alla premiazione. Quindi nel registrato, poi dopo i replay, dopo la pubblicità, vedrete la premiazione e chiaramente le parole del presidente Mancino e anche del vice sindaco di San Vincent. Quindi continuate a vedere la nostra registrazione. E davvero grazie a tutti e grazie soprattutto ad entrambi i giocatori che hanno offerto uno spettacolo meraviglioso. A dopo.
Eccoci in diretta per le interviste e poi per la successiva premiazione. Eccoci qua con Paolo. Io credo che tutto il Paletti debba dedicare un applauso. Paolo, una finale conquistata con pieno merito, perché hai fatto una stagione strepitosa. E le finali, peccato perché è già la seconda volta, una volta ti era successa il Gran Premio, questa volta in una finale dei professionisti, però ti vedo molto sereno. Sì, sono assolutamente sereno. E mi sono emozionato oggi perché si stava bene sul gioco. Achille merita di vincere questo titolo. E io gli auguro tanta fortuna, perché se lo merita. E niente, è stata una 3 giorni bellissima, vissuta con degli amici al mio fianco che mi ha sempre sostenuto, mia sorella, mio cognato, è tutto bello, anche quando si perde, questa è la regola dello sport, no? Uno vince, uno perde, ho qualche rammarico, ho scelto male almeno in un paio di occasioni, compreso l'ultimo tiro, il penultimo tiro, dove ho giocato un giro, avrei potuto giocare un passaggio, però ho paura di fermarmi sul pallino, lui mi ha giustamente punito. Stasera vado a casa con una grolla, non era più importante, sono contento così, va bene lo stesso. Eh sì, ieri sera un po' si dice, no, dei casi della vita, eravamo al bar, chiacchieravamo proprio per fare il punto sugli errorini che possono essere successi, e si parlava di questi filotti che ne parlavamo, come si fa? io ti dicevo, ma dimmelo tu, e come si faceva? Hai provato, dalla grossa hai lavorato benissimo le biglie e lì un po' di sfortuna non ti ha dato il tiro, dalla scarsa quel problemino che dicevamo che non stava lì diritta. Però di rammarico, Paolo, anche su quelli direi non tanto, no? No, ma il rammarico è sulle scelte, ho scelto male in un paio di circostanze e non posso permettermelo. È un po' come, cioè, la partita che lui è andato sul 3-2, io ho scelto di giocare un traversino che non devo giocare perché faccio fatica a tagliare a sinistra, e piuttosto avrei dovuto giocare un giro scorrente che non mi succede niente. Gioco traversino, ho pagato 14. Sì, è una considerazione che abbiamo fatto nel commento. Giocarlo più forte invece per far spaccare l'altro? No, perché non sentivo più lo stacco punta biglia. E quindi cercavo di amministrare, ma mi partiva in scarto. Insomma, si può giocare peggio a biliardo comunque, signor Marcolini? Si può giocare peggio, ma si può anche vincere giocando peggio. È vero anche quello. Ancora! Davvero un grandissimo applauso a questo grande campione. Grazie Paolo. Grazie a voi. Grazie a voi. Vieni Achille che ci racconti cosa hai combinato, perché tu non te ne stai ancora rendendo conto. Perché questo signore qua nel giro di qualche ora ha giocato una finale di un campionato nazionale e ha perso al dramma. Avevi vinto, è caduto un birillo in più. Ti sei ripresentato a giocare con un Andrea Quarta che sembravi sceso dalla luna. Oggi sei stato tranquillo perché ti abbiamo visto e abbiamo parlato, e poi sei arrivato qua e ti sei presentato in una forma incredibile. Ma questo Achille Mignolo, ti frego una battuta al mio socio, ma dove vuole arrivare? Allora, prima di risponderti voglio dedicare questa vittoria a mio padre, perché ci teneva tantissimo che io vincessi un titolo, quindi la dedicava a lui e ovviamente anche alla mia famiglia e a tutti quanti che mi sostengono, gli amici e tutti quanti che in sala. Chissà cosa c'era in sala, dovrai pagare qualche cura medica. Minimo, non so che cosa mi aspetta. In tutto ciò, con Andrea sono entrati in campo sapendo chi avevo davanti. E non dovevo sbagliare niente, perché se gli lasci spazio a lui è forte, quindi è inutile che ti dica se gioco forte, gioco a
a giocare, diciamo, a difendermi, certo. Niente, devi giocare sempre concentrato e calmo se vuoi battere uno forte. Quindi caratterialmente sono entrato cattivo già dal primo tiro e questo mi ha dato ragione per la vittoria. Io, prima di cedere la domanda al mio socio, volevo farti notare una cosa bellissima anche al nostro pubblico, che sicuramente hai giocato con un grandissimo campione la finalissima, che penso che insieme alla Grolla ti abbia consegnato uno dei più bei complimenti e uno dei più belli auguri che si possono fare nel in segno del nostro sport e della sportività, che è quel signore lì che adesso è sparito, che è Paolo Marcolin. Ti ha fatto una dedica meravigliosa, che sono sicuro che ne farai tesoro di questa dedica. Paolo è una grandissima persona e merita tutto il rispetto mio. Io mi volevo soffermare su questa crescita esponenziale che hai avuto proprio negli ultimi mesi. Avevi quasi sfiorato la categoria dei professionisti qualche anno fa, all'ultima prova di Sant'Antonino di Susa. Se tu avessi vinto la finale saresti entrato, ma che differenza c'è tra quell'Achille Mignolo di qualche anno fa, che era forte, vinceva, avevi fatto vedere le tue qualità ma non riusciva a entrare nei professionisti, e questo Achille Mignolo negli ultimi mesi che ha fatto delle cose davvero straordinarie? Sicuramente è cambiata il modo di giocare, il gioco e l'approccio sul gioco e l'esperienza soprattutto, perché stiamo parlando di 4-5 anni fa. E giocavo bene, sì, però non ero, diciamo, ben curato in tutti gli aspetti, anche di sponda, scelte di tiro. Oggi come oggi mi sento di dire la mia, perché sono cresciuto, ho visto giocare tantissimi giocatori, Agnello, Quarta, quindi ho imparato, diciamo, così. E poi acquisisci l'esperienza, che non fai gli errori che hai fatto prima, e questo mi ha fatto crescere tanto. E poi hai comprato l'astronave nuova adesso. Sì, cioè... la stecca di Giancarlo è una stecca favolosa. E va bene così. Bravo Achille. E quindi ancora complimenti, l'applauso del pubblico presente a sottolineare questa tua grande prestazione sia nella categoria dei nazionali ma soprattutto in questa pool finale. Io invito i nostri amici a casa a rimanere collegati, perché adesso il microfono diventerà ambientale e faremo la premiazione, che sarà sempre ripresa, quindi i nostri amici di Billiard Channel potranno seguire anche la premiazione con le parole del vice sindaco di San Venzano e del nostro presidente Andrea Mancino. Quindi rimanete collegati con noi, il tempo di allestire tutto, e quindi procediamo anche a quelle. Ancora grazie a questo meraviglioso pubblico presente al Palais. Prima di iniziare con la premiazione, prendiamo due parole dal vice sindaco di San Venzano, Maura Susanna. Io mi permetto, da parte del popolo del Pignato, di ringraziarvi dell'ospitalità che tutte le volte fate a tutti i giocatori e a tutte le persone che vengono in valle per questo importante evento, che per noi è veramente un evento importante. Buonasera a tutti e soprattutto pochi saluti di tutta l'amministrazione e un ringraziamento all'organizzazione, un ringraziamento a tutti gli atleti che hanno partecipato a queste
di queste giornate così importanti per Sena Sal. I ringraziamenti li facciamo noi in realtà, perché noi siamo felicissimi di ospitare questo grande evento ormai da anni e speriamo soltanto di continuare, di non essere arrestati come è successo come lo scorso anno per pandemie e quant'altro, ma siamo qui pronti ad ospitarli anche per gli anni futuri. Vi ringraziamo tantissimo e soprattutto vi auguriamo ancora un buon lavoro. Grazie per aver parlato da parte nostra della amministrazione e non solo due parole, forse non sarà un discorso proprio breve, quello del presidente Andrea Mancino, che chiaramente ci tiene a fare tutti i ringraziamenti del caso e non solo. Perciò se vedete dei comodi, se vedete dei piedi, se vedete un po' prolissa. Allora, siamo arrivati alla fine di questo campionato italiano di stecca, quindi sono obbligo alcuni ringraziamenti. Innanzitutto la Commissione di San, la Regione della Rossa. Io lo dico sempre, ma lo ribadisco, ogni anno è una sorpresa. Ogni anno è una sorpresa positiva, no? Con questo che ho avuto il massimo dal comune, dai crescenti, dai cittadini di San Vincenzo, noi ci veniamo, ci dobbiamo essere trattati ancora meglio di come eravamo stati trattati la volta precedente. Per cui io la prego di fare il ringraziamento di tutta la federazione a tutti i cittadini di San Vincenzo, a tutti gli esercenti, a tutti coloro che ci stanno e ci dimostrano sempre non solo una vicinanza, ma soprattutto un'amicizia, la cosa credo più bella, no? Questo connubio tra il Brigato e il Comune di San. Credo che questo connubio continuerà, noi abbiamo incontrato la sottotitrice in questi giorni, con Raffaele, credo che ci siano tutte le premesse, tutte le condizioni per poter rinnovare, ecco, ancora per gli 2 anni la nostra presenza qui, quindi per il momento ragioniamo con il nuovo quadro, poi vedremo che cosa succede, che tornare a Sena. Sindaco, l'assessore mi chiedeva, ma da quanti anni si fa il Brigato a Sena? Guardi, tra una cosa e un'altra, io sono sperimentale, quindi credo che sono circa 50 anni. Sono circa 50 anni che il Brigato è legato non solamente a questo comune, a questa realtà. Quindi è una cosa che è vera, le tradizioni sono belle, sono altre, e questo è una cosa vera. Oggi, il ringraziamento che mi deve essere sempre alla fine, va a tutti i direttori di gara, guardi, dove tante volte qualcuno si lamenta perché altri sono visto una piccola intercessione, eccetera, pensare che ogni volta invece queste persone dovremmo veramente ringraziarli di cuore per quello che fanno, per la delegazione e per il sacrificio che fanno di questo. Bisogna ricordare sempre che se sbagliano gli altri di serie A, sono un professionista e è il caso, giudicare è sempre difficile, quindi se sbaglio via di Serie A, credo che bisogna perdonare a molti dei giocatori, perché non dico che ci sia stato un futuro da quello che si è comunicato, non dico a qualche punto della schiera. E me, anche il figlio ci dice. Ecco che non ci vuole che sta assolutamente, tanto che non ci fa male. Oggi, devo dire, da un po' di tempo, io sono arrivato a fare presente questa federazione per combinazione, sono tutti che ho avuto la direzione, e oggi dopo tanti anni, non voglio dire quanti, sono un senso vecchio, dopo tanti anni io sono sempre più orgoglioso di essere presente in questa federazione. Anche me ne vuole, non ne vuole nemmeno più qua. Oggi non ha vinto il non avete vinto Paolo, oggi ha vinto il Brigato Sportivo. Qualcuno dice che il Brigato è un gioco, che anche faccio un gioco,
anticipato di vestire un po'. Ma quando poi si va sul tavolo, si rispettano le regole, si rispettano le regole strane, e a quel punto viene lo sport. E allora il biliardo, questo biliardo, il biliardo che noi vogliamo, è sport. E lo abbiamo ripetuto tante volte. Oggi loro l'hanno dimostrato, perché credo che i brani ci sono tantissimi, perché ognuno. Qualcuno ci presenta a vincere. Quando si gioca non lo vince. Però credo che per i tanti fosse un momento importante. Eppure non c'è stato un iniziatore, non c'è stato. C'è stata una coreografia veramente invidiabile e forse siamo ad esempio per tanti altri sport dove questa coreografia non c'è. E devo anche dire che sono anche contento che in questi anni qualche personaggio del corso di Santoro a pensare che fosse un luogo, non era tutto bene che era uno sport, si era lontanato con le anime del suo mondo. Per cui grazie, e soprattutto per l'esempio che avete dato, quindi vuol dire che stiamo lavorando bene e stiamo sulla strada giusta. C'è un appuntamento importante, tra 15 giorni, ormai, no? E stiamo andando verso quel percorso che avevamo segnato, che tutti i valori che abbiamo ricevuto abbiamo segnato, e devo dire che, ma poi lo dirò in questa sede, non lo anticiparò oggi, che qualcuno mi aveva fatto un testimone con me. Io spero questo impegno di portarlo a termine. Abbiamo un impegno importante per l'Assemblea Nazionale del 23 luglio, è un'assemblea che prevede la fusione, dove andremo a creare una nuova federazione insieme con gli amici del Comune, e come sempre abbiamo fatto in questi anni, come ho spiegato agli amici del Comune, noi non abbiamo mai ragionato la stecca 12.000 tesserati di Pura Venezia, noi abbiamo sempre ragionato la federazione quanti tesserati ha, la federazione quante attività deve fare, la federazione qual è l'obiettivo che si pone. Bene, come ce lo siamo posti in questi anni, insieme con le varie specialità, vuol dire che tra poco ce lo porremo, questo stesso atteggiamento, questo stesso approccio, anche con gli amici del Comune che faranno parte insieme a noi di questa nuova federazione, ma soprattutto l'obiettivo che stiamo per raggiungere e che io sono sicuro che novembre quando abbiamo realizzato la cosa carta, che finalmente la nostra federazione è riconosciuta non più come disciplina di partita speciale, ma come federazione di sport nazionale. Questo credo sia il più bel risultato. Io volevo a tutti voi che questi 16 anni, 17 anni avete finito la fiducia. E poi voglio concludere con una cosa. Abbiamo festeggiato l'età, abbiamo festeggiato i giorni, i grandi nostri giorni, soprattutto non solo sul tavolo, ma insieme all'interno, per esempio. Grazie. Avrò ringraziato gli altri, come caso di ringraziare la Sfera e Stefano, che senza i quali non potrei assolutamente fare niente. I due posti simpatici, come loro si definiscono. Tutti i collaboratori della segreteria, Valentina, Fabio e tutti i collaboratori. Il lavoro di gruppo, anche il gruppo non va da nessuna parte, il contrasto da solo non va da nessuna parte, il lavoro alla spina non è quello che non c'è niente. E quindi dicevo, abbiamo festeggiato tutti, abbiamo ringraziato tutti, un ringraziamento alla RAI, io ho letto dei commenti, qualcuno si lamentava perché la diretta era stata annullata. Però voglio anche ricordare a qualcuno. Vedete, la RAI ci ha sempre dato grande spazio, la RAI ci ha sempre riservato grande attenzione. Poi, se in una concomitanza
con il mondiale di nuoto, c'è una finale per il terzo posto, per un mondiale dove vedo protagonista la squadra italiana, credo che ci sia poco da dire. Credo che dobbiamo continuare a ringraziare la RAI, dobbiamo sperare di continuare per questo rapporto, la loro grande disponibilità, attenzione nei nostri confronti, che tante volte viene sottovalutato. Vedete, io ho a che fare con altre federazioni, so benissimo che quello che abbiamo noi non ce l'hanno nemmeno le federazioni olimpiche più importanti. Per cui ogni tanto ricordiamo di quello che abbiamo e ringraziamo per quello che abbiamo. Vi chiedo un applauso a tutti per uno dei grandi vecchi del teatro che oggi compie gli anni, Giovanni. Italia, Italia.
aver seguito anche la premiazione. Vi ricordo di rimanere collegati con noi a seguire la finale degli atleti paralimpici, altra realtà importantissima insieme alla nostra federazione, per poi chiudere questa meravigliosa giornata di campo con la finalissima del campionato italiano di seconda categoria. Bravo Gianluca! Sì,